a tutte a tutti questo è il nostro ormai consueto appuntamento con eh, il testo di Deleuze e Guattari mille piani eh, con il festeggiamento diciamo dei suoi 40 anni e con l'analisi che stiamo conducendo di appuntamento in appuntamento dei capitoli di cui si compone questo libro o dei piani come gli autori li hanno definiti e oggi mh, ci occupiamo di due capitoli, come sempre, e per questo, come sempre, abbiamo due ospiti. Il primo capitolo di cui ci occupiamo si intitola eh, 1730, divenire intenso, divenire animale, divenire impercettibile, e ce ne parla Emilia Marra, che ringrazio di essere qui con noi e di cui tra un istante eh, dirò qualcosa, così per dare un'indicazione molto più molto generale sulla sua... Attività, sui suoi studi, sui motivi che ci hanno eh, indotti a invitarle, ad affidarle il compito di leggere insieme a noi questo capitolo. E il secondo eh, piano, capitolo che leggiamo oggi, si intitola 1837 del ritornello ed è eh, affidato alla lettura di Tommaso Tupini, che anche tra un istante vado. A presentarvi, dopodiché lascerei la parola ai nostri ospiti e come sempre ascoltare le due relazioni eh, l'una accanto all'altra, riservandoci poi un po' di tempo in coda ai due interventi per una discussione e per delle domande se ce ne saranno. Allora, Emilia Marra, che di nuovo ringrazio, sono molto felice di averla qui con noi. Eh, ha studiato all'Università di Pisa, poi ha studiato a Tolosa, ha studiato a Lovagno, a Wuppertal in Germania e attualmente, come anche ci raccontava dietro le quinte poco fa, è eh, postdoc all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli. Ha lavorato a una tesi di dottorato eh, sul tema del sistema nella filosofia francese tra il 1929 e il 1979. Il cui titolo, diciamo così, eh, suona Mantenere insieme, dunque la questione del sistema, appunto, letteralmente, strategie del sistema nel post francese, e ha curato e ha tradotto lo Hegel o Spinoza di Machere, e ha scritto in molte. Eh, sedi che probabilmente molti di noi frequentano, leggono, da estetica, esercizi filosofici, philosophy kitchen, out-out, la Deleusiana, di cui mi piace e so che Emilia tiene particolarmente a sottolineare che della Deleusiana è parte della redazione, dunque parte dell'officina e del vivo del lavoro che si fa in questa rivista Molto bella, molto creativa, molto significativa poi per chi si occupa di studi come quelli che noi qui frequentiamo, fa appunto parte della delusiana dal 2014. E prima di lasciarle la parola dico due parole anche su Tommaso Tuppini, eh, che insegna a Verona, è un mio collega all'Università di Verona, insegna filosofia teoretica e potrei citare molti lavori, molti libri che lui ha pubblicato nel corso degli anni, dai suoi primi studi su Klages a un libro importante che era la sua tesi di dottorato su Kant, il problema dell'intensità, per cui sono tanti anni che Tommaso Tupini deloseggia e bordeggia i temi della sensazione dell'intensità, diciamo così. Già in Clages, da un certo punto di vista, nel suo lavoro su Clages, questi temi si annunciavano. Ma verrei senz'altro all'ultimo, anzi al penultimo in realtà, delle sue eh, fatiche letterarie. Cioè, il libro è uscito l'anno scorso. Tra l'altro, per i tipi di Ortotes, quindi dell'editore di Millepiani, e dell'editore a cui ci appoggiamo per questa iniziativa. Appunto su mille piani che stiamo conducendo, dicevo pubblicazione l'anno scorso di un volume che si intitola La caduta, sottotitolo Fascismo e macchina da guerra, dove si comprende subito, fin dalla formulazione, che è un tentativo, io credo, molto riuscito, molto originale, molto stimolante di lettura del fenomeno nazista alla luce delle categorie ma in realtà con grandi ampliamenti grandi come dire movimenti autonomi originali ma sulla base di una matrice che è delusiana guattariana cioè che coinvolge quel concetto chiave di mille piani che è la macchina da guerra e non solo quel tipo di concetto delusiano guattariano e aggiungo visto che è uscito da pochissimo e sempre per i tipi di ortotes Sempre di Tommaso Tuppini, eh, l'ultimissima fatica che si intitola Vortici, mh? e che è la sua più recente, forse, passione filosofica, forse è il suo concetto, almeno attualmente. Allora io ringrazio entrambi di nuovo Emilia Marra, Tommaso Tuppini, e lascio ad Emilia la parola, ancora una volta ringraziandola per essere qui con noi e leggere insieme a noi questo piano di Deleuze Guattari. Grazie Emilia, prego. Grazie, grazie Federico. Eh, bene, io non posso che inaugurare questo, um, questo mio intervento con, con i ringraziamenti, che non sono solo ringraziamenti di forma, ma appunto sono, sono ringraziamenti molto sentiti per Federico Leoni, per, per Federico Chicchi che hanno organizzato e. Eh, creato la rete appunto sulla quale si, si basa questo nostro questo nostro incontro di oggi si sono basati tutti, tutti i precedenti e si baseranno i successivi. Ringrazio inoltre Orzotes nella, nella figura di eh, Paolo di Diego Giordano e ringrazio moltissimo anche Elena per tutto il supporto che continua a darci. E, mh, sono molto contenta di, fa, di far parte di questo ciclo di seminari, anche molto intimorita, sia appunto dal da tutti gli interventi che hanno preceduto questo, che hanno preparato quindi il terreno a questo incontro di oggi, eh, sia appunto per eh, la figura appunto di Tommaso Tuppini che ho il piacere di conoscere oggi e appunto di cui ho, ho letto il libro La caduta, convincendomi così che il mio ruolo di oggi sia quello del, del gruppo Spalla, che permette quindi poi l'introduzione del discorso eh, da parte appunto di, di Tommaso. E quello che farò oggi semplicemente sarà un tentativo di leggere con voi questo questo piano questo, questo capitolo che è, è veramente molto complesso molto denso molto ricco con, non che gli altri non lo siano naturalmente però devo dire che eh, trovarsi in questa posizione nel tentativo appunto di restituire una lettura di un, di un capitolo di mille piani è veramente una posizione molto molto scomoda molto complessa eh, per cui io abdico subito dalla dal tentativo, dal desiderio, magari di darne un'interpretazione per porre subito invece una serie di, di problemi. Cioè, oggi quello che vi presenterò sarà semplicemente ciò che personalmente mi crea difficoltà, mi dà occasione di, di riflessione e mi manda anche un po' eh, appunto in, in confusione rispetto al, all'attenzione dell'esuguatariana. Ehm, vorrei iniziare dicendo che. Eh, questo è un capitolo in cui eh, la struttura non è inessenziale rispetto al contenuto. È un capitolo che, lo dico subito, conclude eh, verso appunto la musica, verso il divenire musica, verso il capitolo successivo che eh, si intitola appunto Del ritornello. Quindi è un capitolo che eh, rinuncia a se stesso strada facendo, e di questa rinuncia, di questa trasformazione interna, bisogna rendere conto, ed è una trasformazione che si vede proprio eh, nella struttura stessa del capitolo. È un capitolo particolare perché eh, vi è una ripetizione, vi è una ripetizione che ha a che fare con una parola, è un sostantivo plurale, è un sostantivo plurale bizzarro, ossia ricordi. Ogni volta che eh, abbiamo una ripetizione in Deleuze dobbiamo stare attenti. La differenza di ripetizione abbiamo, abbiamo imparato appunto a, a diffidare della semplicità della ripetizione e quindi a cercare di cogliere all'interno del ripetuto eh, la differenza, ciò che è l'umano in risonanza e in armonia con, con i diversi ripetenti. Cerchiamo dunque di capire che cosa c'è, in questi, in questi, che, eh, che cosa si gioca nell'economia di questi ricordi. Prima di tutto però vorrei appunto fermare un attimo l'attenzione sui ricordi. Perché? Sempre da differenze di ripetizione prendiamo, prendiamo un'indicazione importante, ossia quando si sceglie un concetto filosofico bisogna fare molta attenzione perché alcuni concetti sono più saturi di altri. In apertura differenza di ripetizione dell'esercizio, infatti, che l'utilizzo del termine differenza, per esempio, è molto complesso in filosofia perché la differenza è già occupata. Esiste già una differenza ontologica di taglio edegheriano, è un concetto filosofico che ha una lunga storia e quando un concetto filosofico ha una lunga storia dobbiamo stare bene attenti a distinguere i pretendenti con questo linguaggio platonico che appunto ritorna poi in differenza e ripetizione. Ecco, ora io credo che la questione del ricordo rimetta in discussione tutto questo movimento, risuoni con quelle avvertenze di differenza e ripetizione. Perché? perché il ricordo è un termine molto pericoloso, per una serie di ragioni, non solo perché è filosoficamente è saturo, lo sappiamo, infatti mh, se guardiamo appunto i testi citati all'interno del volume, naturalmente emerge Bergson, chiaramente, ma emerge anche Husserl, è pericoloso anche perché ci riporta a Platone, la rammemorazione è un tema che eh, ci intrappola all'interno dello schema platonico, dal quale sappiamo bene è molto difficile uscire, tanto più che è un testo che finisce sulla musica, e quindi ci riporta a quel tema dell'apologia di Socrate, in cui poi alla fine appunto Socrate muore ehm, invocando appunto il sacrificio a, ad Apollo. Ci sono degli elementi che rischiano di entrare, eh, di mandarci in confusione dal punto di vista filosofico, perché appunto ricordi è un termine già saturo, e al plurale, non è al singolare, ci ritorneremo, però appunto è un termine che ehm, risulta come inatteso all'interno di un capitolo che appunto. Si dichiara come un, un capitolo che si occuperà dei divenire. Parlando dei divenire, infatti, forse eh, sarebbe sembrato più opportuno partire dal, dalla corporeità, dal corpo, dall'intensità, dalla sensazione, perché scomodarsi a partire dal ricordo, che sembra appunto essere molto distante dalla possibilità di un divenire, anche perché ci verrà detto che il divenire ha a che fare con il fare corpo con, e allora, dov'è questo corpo all'interno del ricordo, dei ricordi ancora peggio? In più, dicevo, appunto, la struttura di questo capitolo è come se ehm, cadesse a valanga su se stessa. Il primo ricordo, infatti, i ricordi di uno spettatore, non ci creano tanto il dubbio dell'esistenza, cioè del genitivo soggettivo, del genitivo oggettivo. Perché? Perché in realtà la narrazione parte, parte subito in prima persona. Mi ricordo del Belfin Willard, ci, dice, ci dicono subito delle Quindi non ci creano tanto il dubbio, il sospetto che questo genitivo possa essere appunto a metà un genitivo soggettivo e un genitivo oggettivo andando avanti però vediamo che questi ricordi diventano sempre più strani abbiamo i ricordi del naturalista abbiamo quelli del, del bergsoniano di uno spinuziano e andando avanti così troviamo però poi le ceità troviamo il segreto, troviamo la molecola, troviamo una molecola quindi troviamo tutta una serie di elementi che non possono essere nella posizione di ricordare qualcosa e allora ci viene un po' il dubbio che questo ricordo non abbia a che fare con un ricordo in forma umana, ma che sia appunto un sospeso tra soggetto e oggetto. Ripetizione del ricordo, dicevamo, ripetizione che va a finire poi sulla musica, sul divenire musica. Quindi abbiamo una serie di ricordi e un divenire musica. E allora la tentazione che avrei sarebbe quella di eh, pensare a tutta questa serie di ricordi come una sorta di variazioni di un tema musicale. Questo tema musicale essendo quello del divenire che vedremo non essere diverso dall'essere. Quindi questa è la cornice all'interno della quale mi sembra che possa avere senso muoversi per cercare di eh, ottenere alcune coordinate all'interno di, di questo testo. Ehm... Un'altra indicazione che ha a che fare con la necessità di sottrarsi a questa idea satura del ricordo ci viene proprio dal titolo e in particolare dal 1730. Indicazione quindi di una data che potrebbe in qualche modo risuonare all'interno di questa memoria con la M maiuscola che sarebbe la memoria storica. 1730. Per una buona parte del testo cerchiamo di capire a che cosa si riferisca questo 1730 per poi ottenere una informazione che in realtà potrebbe farci sobbalzare. Perché? Perché il 1730 in realtà viene preso non proprio come anno puntuale, ma ci viene detto che l'intervallo tra il 1730 e il 1735 è un intervallo nel quale si è sentito molto parlare, si è parlato moltissimo di vampiri. Questa è l'indicazione che ci viene data rispetto a questa data. Ora è chiaro che mh, il nostro approccio, cioè il tentativo di cercare un evento, una, un qualcosa che è, possa essere eh, inserito nell'ordine della storia, quindi di questa memoria con la M maiuscola, cade di fronte a questa informazione. C'è qualcos'altro che degli eseguatori stanno cercando di dirci. Cosa, cosa ci stanno dicendo? Non ci stanno parlando di un evento, ci stanno parlando di qualcosa che è più nell'ordine della diceria, del racconto, della trasmissione orale, di una coralità orale. Ecco, credo che anche questo non sia indifferente rispetto appunto al, alla possibilità di pensare questo piano in termini di una variazione musicale. C'è un'esaltazione della coralità, della diceria, della narrazione orale e che quindi rende in qualche modo la forma stessa del testo scritto inadeguata rispetto al contenuto che si sta cercando di veicolare. Questo ce lo dicono anche delle eseguatri, in modo anche molto sbrigativo a un certo punto, per dire la verità. C'è cioè, un momento, vorrei ehm, prendere appunto... La citazione esatta in cui ci viene detto che ehm, ci viene detto che in tutti i momenti in cui eh, si parlava di ricordi, in realtà si trattava di un errore: non si voleva parlare di ricordi, ma si voleva parlare di qualcos'altro, di divenire, che la parola giusta sarebbe stata divenire. Ecco, allora io non credo che questa indicazione da sola sia sufficiente per eh, mettere immediatamente da parte la questione del ricordo. Mi sembra quindi che eh, questa, questa pista resti fruttuosa e interessante e che occorra eh, continuare a seguirla per quanto appunto sappiamo essere un approdo, un accesso che verrà in seguito abbandonato per andare verso la dimensione musicale, verso l'apertura al ritornello. Quindi, Andiamo nello specifico, andiamo a vedere pian piano come si sviluppa questo, questo capitolo. Dicevamo che la prima, la prima serie dei ricordi sono i ricordi di uno spettatore. Conosciamo questo, questo film, eh, questo Willard, all'interno del quale abbiamo il primo contatto con ciò che potrebbe significare il divenire animale. Conosciamo questa storia, una storia che ha a che fare con un'alleanza, un'alleanza che ha un di demoniaco tra un uomo e un topo. L'uomo è Willard, dal titolo del, al film, e il topo è Ben. E, non vi racconto la storia, insomma, però eh, quello che succede è che a un certo punto c'è un divenire topo di, di Willard, un accesso quindi a un concatenamento che trasforma Willard e che lo porta eh, inesorabilmente incontro alla morte. Abbiamo quindi la prima connessione tra il divenire animale e la morte stessa. Questo è un tema che ritornerà all'interno del testo e ritornerà alla fine come ciò che la musica riesce in qualche modo a risolvere, a controffettuare, non perché eviti la morte, ma perché riesce a sottrarla dalla dall tensione psicanalitica di una pulsione alla morte eh, in direzione invece di una morte gioiosa, di un accesso gioioso a quest'ultimo movi movimento di trasformazione di divenire. Divenire musica quindi, divenire musica che insinua nel lettore l'idea che l'intero capitolo tenti proprio in realtà di spogliarsi di se stesso e che chieda in fondo a chi lo legge, a chi, via, ehm, a chi lo sfogli, di spogliarsi a sua volta di, di se stesso, assumendo quindi a sua volta la forma di una variazione, questa volta la variazione essendo una variazione di tipo ontologico. Arriviamo qui, quindi, a una sorta di um, contrapposizione, mi sembra che vi sia. Questo è chiaro nella, nella sezione che si chiama Ricordi di un pianificatore, e questo forse è il punto che mi piacerebbe di più cercare di um, portare al dibattito oggi. Mi sembra che ci sia nell'economia di questo testo una sorta di disarticolazione, quindi che. Quello che c'è in gioco all'interno di questa ripetizione del ricordo sia una sorta di disarticolazione di quello che potremmo pensare nei termini di un piano cartesiano. Piano cartesiano che è anche un piano kantiano, ossia un piano geometrico che si muove nello spazio e che ha come coordinate le ascisse e le ordinate. Ascisse e ordinate essendo appunto i riferimenti che ci permettono di muoverci all'interno di questo spazio, che è uno spazio di tipo rappresentativo, all'interno del quale quindi una funzione matematica può essere tradotta, eh, lo sappiamo, partendo da punti notevoli che ci restituiscono il movimento, la linea che definirà il contorno della nostra curva. Ecco, mi sembra che nella ripetizione di questi ricordi, nella variazione del tema del divenire, ci sia in gioco una sorta di proposta alternativa eppure coesistente al piano cartesiano. Questo piano viene chiamato piano di, di consistenza o appunto immanenza, sappiamo essere, un pian, cioè sappiamo essere un concetto che ci viene dal mondo spinoziano, oppure essendo commisto di tutta una serie di altri elementi, c'è molto Bergson, per, vediamo appunto l'insistenza sulla durata, eh, c'è moltissimo Leibniz. Questi sono gli anni in cui Deleuze sta lavorando anche ai, ai corsi eh, avancen su, su Leibniz, quindi si sta occupando anche del, della piramide dei destini, di tutta questa tematizzazione ehm, leibniziana. Eh, ci sono tutta una serie di innesti, quindi anche il piano di consistenza, per quanto la matrice sia chiaramente spinoziana, deriva e viene fuori da una serie di innesti, di concetti filosofici, che ci portano a quello che forse è il concetto che eh, mi interessa di più all'interno di questo capitolo, che è quello dell'involuzione creatrice, ossia un movimento, una trasformazione che ha a che fare con l'involvere. Involvere non nel senso di contrapposizione uno a uno con l'evoluzione, cioè non è che l'evoluzione sia una linea il cui telos sia verso l'alto e l'involuzione sia una linea il cui telos sia verso il basso, ma al contrario, l'involvere sarebbe un contenere. Vediamo qui perché c'è un tema leibniziano, per quanto Leibniz non sia nominato all'interno di, di questo capitolo. C'è un tema leibniziano perché l'involvere, l'involuzione ha proprio a che fare con la piega. Ecco, allora mi sembra che questo possa aiutarci a capire meglio quale sia la funzione del ricordo. Il ricordo, infatti, può essere pensato anche come una forma di ripiegamento dell'io su se stesso, ripiegamento che però non è fine a se stesso, non è fine alla chiusura, ma al contrario, è occasione di manifestazione del divenire. Quindi mi sembra che la posta in gioco sia il tentativo di pensare un piano alternativo a quello cartesiano-kantiano, pian che si estenda su coordinate intensive affettive di tipo spinoziano e che si muova appunto costantemente, ci diranno Deleuze e Guattari, per velocità e per lentezze. Tema questo fondamentale all'interno dei testi spinoziani, dell'economia, del tema spinoziano. Velocità e lentezze. È chiaro che velocità e lentezze non potrebbero essere rappresentate all'interno degli assi cartesiani. Come si fa allora a rappresentare velocità e lentezze? Credo che questa sia una domanda che risuona, che continua a risuonare. All'interno di questo capitolo. Il problema di velocità e, e lentezza è un problema di intensità, evidentemente. Allora, come fare a farle risuonare? Deleuze e Guattari in questo capitolo ehm, utilizzano eh, un'alternativa che sembra, appunto, non su cui non, non insistono particolarmente in questo piano, lo faranno di più in altri, ma che invece è fondamentale, ossia nel tentativo di restituzione di questa nuova geostoria dell'umanità. A termine appunto dell'esoguattariano, ci parlano di latitudini e di longitudini. Ecco, io credo che la longitudine sia in particolare l'elemento che possa, più di altri, farci capire in che modo la durata, la temporalità e l'accesso al ricordo siano funzionali all'interno di questo capitolo per andare in direzione del divenire musica. Ossia, riformulo, il ricordo che è a prodo eh, che l'approdo di questo testo, la, la variazione del ricordo e l'approdo che in questo testo ci permette di accedere alla dimensione del divenire, non è un approdo di tipo accidentale, ma è appunto sostanziale perché contenuto e forma in questo capitolo, in questo testo più che in altri, è assolutamente essenziale. Cosa sono infatti la latitudine e la longitudine? Noi di solito contrapponiamo appunto il piano delle ascisse e le ordinate con latitudine e longitudine, mi sembra abbastanza evidente il perché latitudine e longitudine sono relative e sono geolocalizzate, sono appunto sul, sul globo, mentre il piano di ascisse ordinate si muovono sul piano astratto. Detto questo, però, c'è una differenza interna a latitudine e longitudine, ossia latitudine e longitudine non sono equivalenti. Perché non lo sono? Beh, perché se pensiamo appunto lo possiamo prendere, dal, possiamo partire dalla storia, possiamo partire semplicemente dalla struttura, ehm, dalla struttura mh, del, del cosmo, possiamo partire da, da dove preferiamo, insomma, però anche storicamente è interessante notare che la longitudine si è posta come un grandissimo problema per i naviganti. Perché? Eh, beh, perché eh, per quanto, eh, mentre la latitudine ha dei punti... Ehm, come dire, non negoziabili, cioè è una decisione eh, che ha a che fare con le leggi naturali in qualche modo, c'è cioè una divisione del cosmo per le leggi naturali. La longitudine invece è una decisione di tipo politico. Sappiamo appunto che i meridiani sono fissati in via del tutto arbitraria, l'importante era eh, semplicemente fissarne uno a partire dal quale tutti gli altri potessero, essere, eh, potessero seguire. Vi è un testo. Che appunto mi è capitato tra le mani ultimamente di Dana Sobel, che si chiama appunto Longitudine, la vera storia della scoperta avventurosa che ha cambiato l'arte della navigazione. Non è un testo filosofico, è un testo insomma di divulgazione scientifica, però mi sembra che in questo testo vi sia qualcosa di interessante ai nostri fini. Cito: Ecco la differenza cruciale tra latitudine e longitudine, oltre a quella superficiale della direzione della linea, che pare evidente a tutti. Il parallelo di latitudine di grado zero è fissato dalle leggi di natura, mentre il meridiano della longitudine di grado zero è mutevole come le sabbie del tempo. Questa differenza fa del calcolo della latitudine un gioco da ragazzi e rende la determinazione della longitudine, specialmente in alto mare, un, romp un rompicapo per adulti: un problema che ha sfidato le migliori menti del mondo per la maggior parte della storia umana. Ogni marinario un po' avveduto può misurare la latitudine dalla lunghezza del giorno, dall'altezza del sole, dalle note stelle di riferimento sopra l'orizzonte. La misura dei meridiani di longitudine invece è influenzata dall'ora. Per calcolare la, la longitudine in alto mare bisogna sapere non soltanto che ora è a bordo della nave in un dato momento, ma anche che ora è in quello stesso istante nel porto di partenza o in un altro luogo di cui si conosca la longitudine. Le ore segnate dai due orologi Rendono possibile al navigante la trasformazione della differenza oraria in distanza geografica. La Terra infatti con, eh, compie 24 ore per completare la propria rotazione di 360 gradi, e quindi la differenza di un'ora equivale a un ventiquattresimo di giro, ossia a 15 gradi. Questi 15 gradi corrispondono poi a loro volta a una distanza percorsa. È chiaro che questa distanza dipende appunto dall'altezza, quindi all'equatore. Saranno mille miglia mentre procedendo verso i, i poli la distanza si ridurrà, ma ecco che in questo modo lo spazio può essere mappato a partire dal tempo, calcolato attraverso non un riferimento orario univoco, ma la differenza tra due ore. Vi sono quindi delle variazioni di ore che si danno sulla superficie del globo, variazioni di tipo memonico che si in cui si stabiliscono conc conc concatenamenti, variazioni musicali e infine soprattutto variazioni che restituiscono all'uomo la natura dei propri pensieri. Ecco, mi sembra che questa citazione ci aiuti a capire perché la longitudine ci offre, ci restituisce una dimensione della durata che ci fa accedere al piano di consistenza con strumenti appunto leibniziani, bergsoniani e che ci permette di capire ancora meglio per quale motivo l'insistenza sul ricordo può essere la chiave d'accesso e, in questo caso, la chiave d'accesso verso il divenire musicale. Se prendiamo infatti il ricordo come un punto, un punto che entra in relazione con il nostro punto presente, vediamo che la questione non ha a che fare con il ricordo menesimo, non ha a che fare con l'evento, con la temporalità dell'evento, ma quello che, quello che è, permette il divenire, ce lo, dico, e ce lo dicono, non è il terminat quem del divenire, ma è appunto l'intervallo che intercorre. In questo intervallo vi è, si dà il divenire, si dà la possibilità di... Espressione, altro termine appunto spinoziano che viene utilizzato a fini leibniziani-bergsoniani, mi verrebbe da dire. Questa insistenza sulla longitudine ci permette appunto meglio di capire questo passaggio. Alla longitudine, però, eh, la longitudine crea il reticolo appunto con la latitudine, per cui non si tratta qui di eh, sottrarsi completamente alla dimensione naturale. Per questo il piano è sempre doppio, per questo c'è costantemente una trasformazione dell'uno che costringe la trasformazione dell'altro, non c'è. Divenire topo di Willard senza divenire uomo di Ben, non c'è trasformazione di Moby Dick senza che si trasformi il capitano ACAV e viceversa. Sappiamo che questi divenire sono sempre divenire molteplici, agiscono sempre perché è una questione di uh, relatività, per l'appunto. È, è, è una mappatura all'interno della quale non vi sono punti fissi, ma il movimento dell'uno influisce sul movimento dell'altro e costringe il movimento altrui. Questo aspetto mi sembra che appunto venga molto messo eh, in rilievo da eh, un focus sulla questione della, della longitudine. E a partire da questo punto, ritornare sul ricordo mi sembra che possa essere utile, possa restituire ehm, un'idea appunto ehm, un po' più eh, compiuta del perché. Si parte dalla, dalla questione della rammemorazione, dalla questione del de ricordo, ricordi che sono appunto sempre plurali, proprio perché lo sappiamo: il ricordo è ingannevole, il ricordo è la soglia tra eh, la coscienza e l'inconscio, il ricordo è sempre eh, una frontiera, è sempre a metà ed è a partire da tutti i punti di questa frontiera che possiamo intravedere la linea di fuga. Questa è la funzione del ricordo. E la variazione sul ricordo permette ulteriormente di moltiplicare, complicare il, il quadro. Ed ecco che da queste variazioni nasce una forma armonica che ci permette appunto di sottrarci a questa individualità, di trasformare davvero il genitivo oggettivo in un genitivo soggettivo, di lasciare da parte quell'individualità che appunto per il nostro modo di, filosofico di ragionare è, è sempre innestata in chi ricorda. Invece eh, sarebbe proprio il. Il caso di, di dire con Shakespeare, eh, non più soltanto che il tempo uscito dai propri cardini, eh, discorso appunto eh, che troviamo nel, nell'Amleto, ma nel, nel Riccardo II troviamo un'indicazione che, secondo me, è particolarmente preziosa per, per l'analisi di questo capitolo. Ci viene detto, infatti, quanto è aspra la musica dolce quando perde tempo e proporzione. Così è nella musica della vita umana. Ho perso il tempo e ora il tempo mi perde. Ormai ha fatto di me il suo orologio. I miei pensieri sono minuti. Ecco che avviene la trasformazione. Non solo dunque il tempo si è impadronito dello spazio attraverso la longitudine, si è fatto misura dell'estensione, ma anche dei pensieri: ha sottratto alla dimensione cartesiana anche la rescogentanza. Non l'ha fatto per sostituzione ma l'ha fatto moltiplicando le ore, i minuti, gli istanti, pensandoli sempre nella forma della relazione. Il ricordo aggiunge all'istanza in intensivo la possibilità di una relazione con il tempo presente, quindi la possibilità di avviare quel processo infinito di mappatura relativa che si intreccia alla statica compostezza delle leggi di natura. Ecco, credo che queste fossero le, le coordinate che... Eh, così ehm, gli accenni che volevo, che volevo condividere con voi, eh, più appunto al fine della, della discussione che non appunto con, con la pretesa di dare alcuna spiegazione di, di un capitolo come questo. Vi ringrazio, grazie Emilia. Ti ringrazio io e immagino. Tutti noi che ti abbiamo ascoltata, era un intervento molto preciso, anche se senz'altro problematico, problematizzante, ma appunto per questo toccava dei, dei nodi particolarmente sensibili, probabilmente i più creativi effettivamente di questo capitolo. Allora io, però, mi taccio subito e lascio la parola a Tommaso Tuppini e rinviamo ogni discussione dopo il suo intervento. Grazie ancora Emilia e grazie a Tommaso per il tuo intervento. No, grazie a te Federico, tacciamoci, tacciamoci. No, io ringrazio te che mi hai invitato e gli altri che mi hanno invitato e eh, ringrazio anche Emilia per il suo intervento che ha detto la stessa cosa che avrei voluto dire io, cioè quando si parla dei piani di mille piani la prima cosa che viene in mente è di parlare, di mettere in luce ciò che non si è capito. Cioè, riconosciamoci. Nelle cose che ci riguardano, effettivamente, quando si legge mille piani, ci si trova di fronte a dei piani, a dei capitoli che ci dicono qualche cosa, e di fronte a degli altri, e di fronte ai quali l'unica domanda sensata, se si è degli esseri vagamente razionali, è: Ma di cosa stiamo parlando? Ma di che stai a parlare, come dicono i romani? No, che sono un popolo, i romani sono un popolo profondamente filosofico, molto filosofico. Ci sono poche cose così utili per chi si occupa di filosofia, quanto incontrare dei romani, che ad un certo punto tu stai facendo tutta la tiriterra, no? racconti loro ciò di cui per te ne va, delle cose importanti. A un certo punto ti bloccano e ti dicono: Ma, ma di che cosa stiamo parlando? Che è un po' la stessa cosa che accade nei salotti di Lili Gruber, no? anche Lili Gruber che molto spesso è intellettualmente al di sopra dei propri ospiti chiede loro ad un certo punto c'è cioè questo inciso molto bello eh, che varrebbe la pena di prendere a paradigma, ma e quindi, e quindi, cioè ma di che cosa stiamo parlando? De che stai a parlare, ti dice Romani, romano, e vive i romani, Leggendo questo uh, piano del ritornello, spesso e volentieri, saremo indotti a chiedere a Deleuze e Guattari ma di che stai a parlare? Perché ha intitolato questo capitolo del ritornello, ma io lì dentro del ritornello ci vedo molto poco. Ma è, quale ritornello? Il ritornello della mia sorella, sempre come dicono i romani, perché in realtà non stiamo parlando del ritornello. Stiamo parlando di altro, cioè tutti quanti sappiamo. Io devo parlare del paragrafo, del capitolo sul ritornello, e tutti quanti sappiamo benissimo che cos'è il ritornello. No? Quando il ritornello, che cos'è? Diamone questa definizione preliminare. Io credo che ci trova tutti quanti d'accordo. Il ritornello è una cosa che riguarda la musica, che significa, io credo. L'esperienza eh, di maggior, di massimo piacere percettivo che possiamo aver, avere quando qualche cosa eh, ci riguarda otticamente, eh, acusticamente, da ogni punto di vista. Cioè, avete presente quando una canzone vi piace, una canzonetta, una roba da Sanremo, eh, ci piace e. e noi stiamo lì ad ascoltare quei tre o quattro minuti di musica attendendo che parta il refrain, che parte il ritornello. Ma ci sono delle esperienze nella nostra vita più piacevoli, più belle di queste? Io credo di no. no è uno dei pochi momenti in cui davvero, come dice il luogo comune, l'attesa è più bella che la realizzazione. Adesso arriva il ritornello. Adesso finalmente gli Abba, no? che sono colossali gli Abba, sono un, un fenomeno degli anni '70, molto oltre la propria età. No? Gli, anni, gli Abba hanno capito tutto. Noi eravamo qui ci, che ci incartavamo in considerazione sulla lotta di classe, sugli equilibri del potere boiate assolute che gli Abba hanno superato ad un balzo, Scrivendo You are the Dancing Queen. You are the Dancing Queen. Sei la regina della danza. Young and sweet, only 17. Che già ce le rende un poco sospetto. No? C'è un oggetto del desiderio. Il 17enne, questa cosa qui marca male. Però questo è il ritornello. Il ritornello è questo. È il ritorno di ciò che sapevamo. In una... Ambiente atmosferico, melodico, sonoro che invece in qualche modo ci sorprendeva. Il ritornello è oggettivamente questo. Troviamo traccia di questo ritornello nelle pagine oltremodo contorte di Deleuze e Guattari, e dobbiamo ritrovarlo, altrimenti, i nostri due, i nostri Stalio e Olio della filosofia. È meglio pensare in due che in uno sì, d'accordo, ma di qualche cosa di sensato. Se questa cosa non la ritroviamo, probabilmente siamo di fronte ad una boiata. E forse questo è ciò di fronte a cui ci troviamo di fronte. Ma le nostre difficoltà di, re, di leggere il paragrafo, il capitolo sul ritornello, hanno a che fare con un grande equivoco. Come dicono i romani di nuovo: di che, de che stiamo a parlare, di cosa stiamo parlando? Ma quale ritornello? Il ritornello per me è questo. Esiste un'altra forma del ritornello in cui, però, in qualche modo mi devo riconoscere. Perché se ti sto dicendo che il ritornello è l'immanenza della trascendenza o robe del genere? No, siamo di fronte ad una, una formula accademica. Siamo di fronte ad una cosa che possono capire quelli che vivono e lavorano all'università. Ma peggio per loro, peggio per noi, dobbiamo capire, ma. Quale ritornello stiamo parlando? Perché mai il ritornello dovrebbe, ovvero potrebbe essere, qualche cosa che riguarda la nostra esistenza? In che modo rendere questa cosa qui comprensibile, ammesso che sia comprensibile, ed il capitolo sul ritornello appartiene ad uno di quelli che chiamerei eh, i piani baraondi di mille piani. In alcuni piani ci orientiamo. In altri meno, nel ritornello non ci orientiamo per nulla. È impossibile orientarsi. Nel capitolo sul ritornello, il ritornello per renderlo in qualche modo più digeribile, più comprensibile, più vicino alla nostra esperienza, perché alla fine ne va di questo. no Leggiamo della filosofia, perché alla fine ci dica qualche cosa che vediamo tutti i giorni in questo preso da questo punto di vista forse il ritornello è ciò che deve e può avere a che fare con il territorio quello che allora cominciamo ad intenderci però nel territorio compreso in una maniera un poco strana un poco non delesiana ovvero guattariana cioè il, il territorio in tutto differente eh, scusatemi in tutto Mille Piani è un po' una parolaccia, no? Difatti i deoliziani sono molto nomadi, vanno altrove, fanno delle altre cose, transitano, no? sono molto aperti di spirito, a quanto pare. I deoliziani poi si conosce, alcuni di loro lo sono, altri sono dei borghesi più borghesi dei borghesi. Però loro a un certo punto dicono, eh, Deleuze Gatteri, noi abbiamo parlato così tanto male del territorio che adesso invece è il caso di comprendere le creazioni, le creazioni, le novità alle quali il territorio mette capo. E per questo ci sorviamo del ritornello: cioè, quando si parla di territorio, deterritorializzazione, tutta questa solfa qua, no? che abbiamo tutti quanti in bocca come una canzone da organetto, no? Abbasso il territorio, viva la deterritorializzazione, che, come abbiamo tutti quanti rilevato, è così difficile da dire, no? da sillabare, che forse le corrisponde una qualche. In realtà bene noi adesso mostreremo la ragione per la quale tutti quanti siamo molto affezionati al territorio. E non importa se siamo dei filosofi sovversivi o dei proletari o dei piccolo borghesi, il territorio ci serve e viva il territorio. Dopo che per dieci capitoli, per altri venti capitoli, cifre frettete a caso, abbiamo spiegato in che misura il territorio sostanzialmente fa schifo, no? nessun delusiano direbbe di se stesso, ma io sono territorializzato, no? non siamo mai eh, no, peste ci colga se diciamo una cosa del genere. Ecco invece, finalmente... Spiegate perché in questo capitolo così strano e così singolare invece capiamo che il territorio è una cosa bella ed importante. Non possiamo fare a meno del territorio. Ma che cos'è questo diamine di territorio? No? Il territorio comincia così. Comincia come un ritornello, e perché si chiama ritornello? È molto molto Difficile capire di che stiamo a parlare. Eh, I romani, giustamente, potrebbero dirci: ma qui Deleuze non parla del territorio, parla di un'altra cosa. Innanzitutto perché il territorio è una questione spaziale. Invece il ritornello è una questione musicale, temporale. E allora, come uniamo le due cose? Ma di che tipo di territorio? E di ritornello stiamo parlando? Il ritornello. Secondo Deleuze e Gattarima, Deleuze, Deleuze è sufficiente, comincia così quando dei suoni, ma anche dei colori, delle posture del corpo. Deleuze dice inchini, distensioni, girotonde, delimitano il territorio. E riconosciamolo: nessuno di noi potrebbe campare senza questa delimitazione del territorio. Vi è mai capitato di avvertire una comfort zone, cioè di, stare, di essere felici in qualche modo che le cose funzionavano. Nella vita le cose non funzionano mai. Ma ammettiamolo che ogni tanto uh, chi lo sa perché le cose funzionavano. Era perché stavi, stavamo e in questo momento, forse stiamo, dentro il perimetro di un territorio. È per questo che le cose eh, c'erano familiari, no? Il nostro zona di conforto oltre la quale è molto difficile accedere, oltre la quale è molto difficile andare, siamo tutti quanti un poco agorafobici per quanto si sia letto Deleuze e ci piace immaginare che siamo tutti quanti dei deterritorializzati e nomadi capaci di affrontare tutti i terreni, no ma queste cose qui sono un pochino delle balle, in realtà le cose non funzionano così, tutti quanti ci troviamo molto a nostro agio negli inchini, nelle distensioni, nei girotondi che delimitano, che sanciscono il nostro territorio. E lì che ci troviamo bene. Alcuni di noi, ripeto, per fortuna o forse più probabilmente per sfortuna, ogni tanto scrivono e leggono. Io vi, sfigo, vi sfido ad andare a leggere e a scrivere a Central Park in, a New York, o nel Greenwich Village, no? Per scrivere e per studiare abbiamo bisogno di delimitare un territorio. Siamo tutti quanti un poco solitari no? e odiatori delle novità, De siamo tutti quanti un poco misoneisti. Produrre il nostro ambiente, perché questo fa il ritornello, eh, ci permette di uscire dal caos. Con il quale, anzitutto, e per lo più abbiamo a che fare. E Dio solo sa quanto bisogno di ordine e di territorio abbiamo per leggere e per studiare. Pensiamo, non pensiamo alle nostre convinzioni ideologiche nomadistiche, pensiamo a come la nostra vita è fatta. E la nostra vita è fatta di questo: per poter leggere Deleuze abbiamo bisogno di calma. Per poter lasciarci sedurre dalle induzioni nomadistiche ed extraterritoriali di Deleuze, abbiamo bisogno che nessuno ci rompa le palle, e altrimenti questa cosa non funziona. No, se già qualcuno arriva da dietro e legge quello che noi stiamo leggendo, ci girano la delica. È vero o no? È vero o no? Ma certo che è vero. Abbiamo bisogno di un territorio per poter anzitutto decidere, disporre un ordine attorno a noi, eh, per non poter crepare. Eh, senza un territorio noi crepiamo, letteralmente crepiamo. Poi qualcuno di noi può nutrire la fede ulteriore in quella morte sempre differita che ci permette di creare. Sì, d'accordo, questo è molto delizioso, molto bello, ma stringi stringi, cioè se andiamo al cuore delle cose, abbiamo bisogno della nostra stanzuccia, della nostra stanza per noi. Così come qualunque essere vivente, qualunque animale, qualunque ente che è dotato di una membrana, no? perché noi, eh, la meba, quello che ci pare a noi, tutte le cose che tengono, tengono perché hanno una membrana, perché delimitano un territorio, perché non c'è soltanto il cosiddetto ambiente interno e l'ambiente esterno con il quale sarebbe così bello comunicare, mettere le cose in comune. No, eh, accordarci c'è anche bisogno di una soglia, c'è anche bisogno di una barriera, altrimenti le... non lo leggiamo. Se siamo circondati da richiami, da urgenze, da suoni cacofonici, da robe che ci distolgono, eh, che ci deconcentrano, eh, e le... lì non lo leggiamo e non riusciamo manco a capire che cosa diamo in è questa deterritorializzazione. Questo nomadismo lo capiamo, anzitutto se siamo riusciti a costruirci il nostro territorio. Cioè se siamo riusciti, questa è la cosa che io credo vuole, tra le tante, vuole dire Deleuze, tra le cose che dice: siamo riusciti ad essere cosmogonici, cosmogonici, perché è vero che a Deleuze non gli piace il mito, perché il mito rappresenta il percorso di una circolarità rappresentativa. Che a partire dall'origine ritorna allo stesso, sì, ma questa roba qui appartiene alla chiacchiera. In realtà, Deleuze, come ciascuno di noi, ha bisogno di qualche cosa che assomiglia ad un mito territorializzante. Difatti, qual è la prima immagine che Deleuze usa per spiegare questa cosa benedetta e molto poco chiara del ritornello? È un'immagine cosmogonica. Deleuze racconta il proprio mito, senza il quale nessuno di noi può campare, per quanto progressive e sovversive siano le sue le proprie convenzioni. Quando è che cominciamo ad istituire un ritornello, questa è una delle immagini più memorabili, più efficaci del testo di Deleuze, il ritornello è l'istituzione. Di un bambino che si muove nel buio e comincia a canticchiare. Questo è il ritornello. E questa è un'opera esplicita e non negabile di territorializzazione. Noi ci muoviamo nella notte del caos, nella notte del caos. Ognuno di noi viene al mondo esposto alla, nostra, alla notte del caos. E in questo caos cerca anzitutto di collocare un baricentro, questo è il ritornello, è la canzoncina, è il fischiettare, non so fischiettare ma voi sì, è il fischiettare con cui ci facciamo coraggio nella, nella notte disorientata del caos, di questo intreccio di movimenti e di singolarità che caratterizza secondo Deleuze il caos. No? Il caos in Deleuze è già stato detto in questi incontri, permettetemi di ridirlo ancora una volta, il caos in Deleuze non ha mai una eh, connotazione dinamica, cioè fondata sulla forza, ma ha sempre una connotazione cinetica, fondata sul movimento. No, tutti i movimenti sono fatti, tutte le cose sono fatte in una certa proporzione tra quiete e movimento. Da questo aggregato singolare, la singolarità appunto significa questo, non l'individualità, ma il modo in cui l'individuo si sposta, da questa singolarità può avere inizio un in qualche ordine del mondo. Ma come ha inizio questo ordine del mondo? Cioè perché noi svegliandoci di notte... È capitato a tutti, soprattutto quando eravamo bambini, ricordiamoci di Hanno Buddenbrock, no? il più giovane, il bambino della dinastia di Buddenbrock che è affetto da pavor nocturnus. Si sveglia di notte e comincia a girare per la casa vedendo delle allucinazioni. No? Che, 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 è, che è sta roba, sto Hanno Buddenbrock? È un matto. No, Non è un matto, è un bambino che cerca di trovare un territorio in ciò che non si lascia, anzitutto e per lo più, territorializzare. È qualcuno che canticchia, è qualcuno che trova un principio cinetico per disporre attorno a sé tutti quei movimenti, tutte quelle crasi fatte, fatte di moto e di stasi che lo frastornano. Invece il suo canto, ta, 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 che cosa fa? Non tanto e non immediatamente pone ordine là dentro, ma pone un baricentro. Troviamo un baricentro, no? il luogo sorgivo della voce che si ascolta, che si sente. Questo è un baricentro. Da quel momento in poi potremo muoverci nel mondo in maniera più o meno adeguata. Eh, alla faccia. Eh, Dei rigori di coloro che si muovono in modo nomadistico. Questo lo si potrà fare dopo, ma anzitutto dobbiamo trovare un terreno, altrimenti non si campa. Non si campa. Altrimenti eh, finiamo dritti nelle fauci del caos. Se non riusciamo a istituire un territorio dentro, diciamo, un punto di luce dentro la notte, e neppure saremo in grado di recuperare quell'altra notte di cui un poco avendo letto Blanchot e eh, di lui ci parlerà quando comincerà a parlare della musica di quel grande ritornello capace di reincludere al proprio interno lo spazio del tempo del caos ma questa cosa qui arriverà dopo anzitutto siate territorializzati comprendiamo qual è la potenza costruttiva ed architettonica di un ritornello capace di segnare il terreno, no? dalla vigilanza senza oggetti della notte, perché qui è chiaro che Deleuze sta recuperando le cose che sulla notte avevano detto eh, tanto Blanchot quanto Levinas, Levinas che giustamente Deleuze detestava, no? e che forse le sue cose migliori le ha dette quando Parlava di questa forma di insonnia, di questa vigilanza vuota d'oggetti, cioè questi occhi aperti nella notte, gli occhi sono fatti per apprensione del giorno, quando invece li apriamo nella notte, siamo investiti da questo caos cinetico in cui Levinas descriveva, io credo, tenendo presenti i tableau, i quadri del, del cubismo analitico, ma eh, questa cosa qui ritorna in Deleuze, in cui. Si presenta a noi questo spazio privo di orizzonte eh, in cui tutte le cose si strappano a noi e si gettano su di noi come dei pezzi, dei blocchi, dei cubi, dei piani, dei triangoli, eccolo qui, no? Picasso e Brach, senza che vi sia alcuna potenza o potere di transizione dall'uno all'altro, perché questa è la notte: eh, questa è la notte dell'insonno. C'è una certa notte di cui facciamo esperienza tutti quanti noi quando effettivamente dormiamo, quando siamo riusciti ad accasarci no? nel centro assoluto, nel punto zero dello spazio e lì le cose vanno bene. E c'è un'altra notte di cui facciamo esperienza quando invece, per disgrazia o per fortuna, eh, siamo insonni, quando avvertiamo l'anonimo chabordier dell'esistenza no? questo anonimo bruisement questo precipizio uh, di frammenti avanguardistici che ci investono senza alcuna differenza ma noi per poter campare e no, prima di essere lettori di Deleuze dobbiamo imparare a campare altrimenti non ci arriviamo ad essere lettori di Deleuze dobbiamo trasformare il... questa è l'affinità Uh, no, il nodo fondamentale che stringe questo uh, capitolo questo piano sul ritornello al piano più sistematico che mai abbia scritto Deleuze cioè alla prima sintesi del tempo di differenza ripetizione noi per poter campare dobbiamo percepire il monotono tic 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 della Gutta, la quale cavat lapide della goccia che scava il lapide come la pietra come un tic tac tic tac tic tac è così che impariamo a vivere cioè contraendo contraendo la monotonia della notte dentro dei casi dei casi fatti di andata e di venuta di là e di qua di tic e di tac cioè è lì che effettivamente riusciamo a concepire qualche cosa come un ambiente come un ambiente eccolo qui il ritornello un ambiente cioè il ritorno periodico di un'alternanza alternanza tic tac tic tac io sto facendo lo stesso suono, ma sono convinto, ci vorrei scommettere una scena vita naturale durante, che voi in questo momento, come me, state percependo non uno schioc, schioc, ma un tic-tac, tic-tac, di cui è fatto il nostro mondo. I panorami, gli orizzonti dentro i quali ci muoviamo, ai, ai quali giustamente ci, ci affezioniamo, in maniera assoluta e qui per spiegare Deleuze bisognerebbe leggere uno di quei mistici russi ai quali fa, richiamo ogni tanto il nostro Massimo Cacciari, no, Vasili Rozzano. Rozzano che ad un certo punto dice questa cosa eterna, bellissima no? che meriterebbe di essere scolpita a carattere di fuoco sul cammino di ciascuno di noi ad un certo punto Vassili Rozzano ha no, questo virulento anticristiano, in realtà cristianissimo ad un certo punto dice: Io non baratterei mai la beatitudine celeste con il ronzio della mia stufa, il ronzio della mia stufa, zzz, 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 il ronzio dell'aspirapolvere, della steratrice che canta nell'altra stanza, che mi fa sentire a casa e alla quale io sono massimamente affezionato. Io non baratterei mai la beatitudine celeste. Con il ritorno periodico di questa alternanza, con questo ritornello che fa del caos, spazio. No? In qualche modo, come dice il compare Turiddu della Cavalleria Rusticana di Mascagni, e se domani muoro e vai in paradiso, se non ci trovo a tia manco cetraso. Io entro soltanto nello spazio che per me è diventato mondo. Che è diventato ambiente, dentro quell'ambiente fatto di una ricorsività periodica. Ma il territorio è un altro ritornello. Il territorio non è fatto di una ricorsività periodica. Il ritornello eh, territoriale, propriamente territoriale, che è quello che interessa di più a Deleuze Gattari, è il ritornello eh, che è fatto di più periodicità ricorsiva insieme, cioè quello che tecnicamente Dolores e Gattari chiamano il ritmo, il ritmo, e per noi già la ricorsività periodica era ritmica, tac, 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 cioè la distribuzione di tempi forti e di tempi deboli. Per Dolores e Gattari, però, procedendo nella lettura di questo piano davvero sconsiderato e ragione di tante frustrazioni, è il ritornello che ci interessa ha un carattere territoriale, cioè ritmico, cioè è la giunzione, è l'unione di più scansioni. Il ritmo è il concatenamento di più ricorsività periodiche, detto in altri, in altri modi. Ed è un modo che si potrebbe capire molto bene leggendo il libro di Federico Leone sull'automatismo, lì ad un certo punto, quando parla dell'abitudine eh, dell alimentare, degli menotteri. Federico dice la stessa cosa, la dice in altro modo, ma va a parare lì. No, no? Di che cosa è fatto uh, il nostro mondo ambiente? Il nostro mondo ambiente non è mai fatto di un solo ritmo, di una sola ricorsività, di una sola ricorrenza, ma è fatta eh, da più perio periodi che ritmicamente si incontrano, detto fuori, di, eh, fuori di letteralità, detto finalmente per metafora, perché alle volte... Le metafore per quanto non avessero l'antipatia dell'Osegatri ci chiariscono le cose. Detto fuori di lettere, eh, c'è l'apertura la, alare no, della Mosca, zzz, che è un ritmo sonore, è un periodo sonoro ed è anche un periodo spaziale che deve in qualche modo combaciare eh, con il periodo della ragnatela del ragno. E la ragnatela del ragno deve essere fatta in modo tale che la sua ampiezza è minore di quella dell'apertura alare della mosca. Ecco che lì, da, un, da più periodi, si può istituire un ritmo. No? E questa è la cosa che tiene insieme il mondo. Questo ritmo in cui preda e predatore si incontrano, questo è un ritmo esplicitamente predatorio, e non è l'unico ritmo che ci sta. Nella vita, perché ci sono anche altri ritmi, altre cose che permettono ai battimenti elementari dell'ambiente di incontrarsi. L'altro ritmo è quello che persegue ossessivamente tutte le pagine di Mille Piani, quella dell'orchidea della Vespa, no? Anche in questo caso, questo non è un ritmo predatorio, è un ritmo simbiontico, fino ad arrivare ai ritmi tecnici. Perché guardate che anche la solfa di cui tutti quanti ci ricordiamo, se per disgrazia lavoriamo all'università e siamo accademici e ci tocca leggere tanti libri, prima o poi ci siamo imbattuti, buon per quelli in cui non ci, sono non ci si sono imbattuti perché possono leggerlo per la prima volta. E questa cosa sarà fonte di grande godimento. Anche il paragrafo di Gilbert Simondon sull'argilla e sulla formella, anche quello è un ritmo, anche quello è un ritornello, è un ritmo di mondo. No, il, la ricorsività periodica dell'argilla che è particolarmente dilatata. Tan. Tan, tan, tan con, il ritmo, con la periodicità invece più stretta della formella. Tan tan tan, 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 tan che la rende i nostri occhi più ordinata. Anche questo è un ritmo, anche questo è un ritornello. Non più simbiontico, non più mettiamo parassitario e non più predatorio, ma un ritmo propriamente tecnico. È di questo che è fatto, io credo, l'aspetto più Schopenhaueriano di Deleuze. No? Dire che Deleuze è un Schopenhaueriano sembra una parolaccia, perché, perché lo sappiamo tutti, perché Deleuze, la differenza, l'eterogenità, la distensione, invece Schopenhauer l'unica volontà capace di spiegarsi in tanti modi differenti che poi alla fine della fiera rivengono ad uno, sì, ma... Schopenhauer è stato anche il primo filosofo della musica e qui Deleuze diventa davvero filosofo della musica. Tutte le ricorsività periodiche dell'ambiente che si collegano, si annodano per finalmente formare una natura come musica ritmica. E non è un caso che guardate che Bergson aveva un'ammirazione sconsiderata. Per Schopenhauer diceva, Schopenhauer è l'unico filosofo tedesco che abbia capito un po' con la psicologia e le micrologie del mondo. Non è un caso se anche questo aspetto musicale di Schopenhauer ritorna in Deleuze. Il ritmo, potremmo dire, salva i periodi, i battiti dal caos. Questo... Fa il ritornello, quindi viva il ritornello e viva il territorio, altrimenti noi eh, dal caos non ci strapperemo mai. No, saremmo delle entità eternamente oscillanti, sempre lì lì per rifinire, per riprecipitare in quella aritmia caotica nella quale non si dà nulla. Non si... Il territorio comincia quando, concretamente, adesso abbiamo visto le questioni di principio, abbiamo visto il paradigma teorico che sta accanto a eh, questa proposta questa proposta delusiana e gattariana. Il territorio comincia concretamente quando eh, delle qualità funzionali, questo ci vuole dire delle qualità funzionali, degli escrementi, degli odori, dei colori, dei suoni, dismettono la propria funzione e cominciano ad avere una funzione fatta di delimitazione, perché è così che comincia mm. il ritornello capace di territorializzare. No? Lo sceno poieta, dice Deleuze, cioè l'uccello capace di costruire una corte per il proprio partner sessuale che stacca, stacca, prende, come si fa con gli oggetti trové con, con dei ready made, delle foglie dagli alberi presso cui abita per costruire una corte dentro la quale riconoscere il proprio luogo di atterramento, di approdo, il proprio luogo di lontananza per se stesso e per il partner sessuale. È così che comincia il territorio. Ma a Partire da questa capacità di delimitazione, no? che è quella che ancora adesso frequenta l'uomo quando ad esempio pianta delle bandiere. È così che noi delimitiamo il nostro territorio. Ci sono delle pagine molto belle, dalle quali sicuramente Deleuze è stato ispirato di Elias Canetti quando in Masse e Potere parla dell'atto di piantare una bandiera, no? piantare quel. La marca qualitativa capace di prendere l'imprendibile, capace di prendere l'imprendibile, no? Il suolo aereo, ciò che mai si lascia confezionare e prendere, ma è così che si prendono e che si fanno i territori. Pensiamo all'importanza che per tutte le ritualità degli stati totalitari ha la bandiera, no? La bandiera ic manebismus optime, qui noi ci stiamo bene. Questa è la bandiera. Il ritornello. Eh, e qui arrivo ad una svolta. dell'argomentazione una svolta che per quello che mi comprende, è comprensibile. Quello che mi riguarda è comprensibile fino ad un certo punto. Cioè, io non ho mai capito bene questa svolta dell'argomentazione delusiana e guattariana, ma ve la ripropongo e vediamo se qualcuno di noi magari può arrivare a capo di questa matassa, di questo gomitolo, quando le marche territoriali, ciò che delimita, ciò che dice fino a qui la tenuta del territorio ci sta, no? fino a qui le escursioni e i rientri nella tana vanno bene, no? a questo servono le marche territoriali indispensabili e fino a quel punto in cui le marche territoriali non semplicemente si limitano a significare di un territorio, ma creano un territorio nuovo che prima non c'era. E la cosa interessante, la cosa che mi interessava è che qui, improvvisamente, prepotentemente, nel discorso delesiano, entra la musicologia di Wagner. E che io vorrei terminare su questo: no? l'importanza di Wagner per Deleuze. Perché Wagner, lui parla a lungo dei leitmotiv di Wagner, dei motivi conduttori di Wagner, che è un'espressione assolutamente poco wagneriana. Wagner non ha mai parlato di leitmotiv, di motivi conduttori. Lui parlava di leitfaden, di fili conduttori del suo discorso musicale. La prima volta che ascoltiamo il tessuto sonoro incomprensibile, come mille piani, di Wagner per orientarci e facciamo uso di quei motivi classificati classificati per la prima volta in modo sistematico da quel Hans von Wolzogen, che se non sbaglio era eh, direttore dei fogli barottiani che finiscono per associare ad ogni motivo musicale per orientarci in questo mare magnum della tetralogia no? che è la grande opera artistica l'ottocento conosce due grandi opere d'arte e le due grandi opere d'arte che occupano una vita intera il Faust di Goethe e la tetralogia di Wagner. La differenza è che il Faust di Goethe è pieno di eterogeneità, cioè si vede benissimo nella scrittura del Faust il livello cronologico differente che è stato all'origine di quella parte, cioè si vede che è l'opera di un vecchio che riassume in poco tempo il percorso di una vita. Quando, e questo è l'incanto della tetralogia wagneriana, quando si ascolta la tetralogia di Wagner, si ha l'impressione di essere di fronte ad un'opera composta in poche ore, perché la sua unità è assoluta. Questo è il miracolo del genio wagneriano. Mai nella storia dell'umanità si è data un'opera così complessa che dimostrasse questo tratto di unità. E perché si dimostra più o meno artificiosamente questo tratto di unità? Perché ci sono dei motivi conduttori. I motivi conduttori che, ascoltati, diciamo così, alla Puccini ci sembrano raddoppiare la scena, no, noi ci orientiamo perché il leitmotiv, il motivo che in questo momento ascoltiamo, ci disvela la verità che ciò, di ciò che noi vediamo sulla scena. Ecco perché la tetralogia di Wagner, che è un'opera baraonda come i piani di eh, Mille Piani, come i capitoli di Mille Piani, alla fine si presta ad, un ad una qualche altra capacità di ascolto. Però, e qui che Deloitte comincia a ragionare la sua, la potenza deterritorializzante del ritornello, perché è chiaro che strattandosi di Deleuze il gatterio, alla fine della fiera si dovrà mettere capo ad una potenza non più territorializzata e territorializzante del ritornello, ma ad una potenza aprente che questo ritornello ha. Adesso veniamo al fatto più specificamente musicale, il quale tiene. Perché il ritornello, la melodia, quel segno, non semplicemente si inscrive dentro un territorio, di un perimetro già dato, ma produce il proprio territorio. Come esempio, pensiamo a chi ha voglia di pensarci al motivo, al motivo determinante, il motivo forse decisivo della ring di Wagner, il motivo del Valhalla, il motivo del Valhalla, no? il motivo del Valhalla. Che per noi significa una, la rocca degli dèi. Sì, significa una rocca degli dèi fino a quando non abbiamo ascoltato dall'inizio alla fine del ring. Ma provate ad ascoltare la potenza metamorfica, che ha, mi avvio alla conclusione. Il mio cronometro ha ancora cinque minuti, spero di poterli utilizzare. Ricordiamoci di quando abbiamo ascoltato il ring per la prima volta e abbiamo ascoltato il motivo del Valal, cioè. Un ritornello, una ricorsività periodica che appartiene sempre alla musica tonale, no? che ha suddiviso, ha diviso la continuità di un'estensione sonora di un'ottava in dodici parti, tutti quanti uguali, no? i dodici semitoni e ci aspettiamo che una concrezione di semitoni ritorni più tardi. Sì, ma questo è il nostro ascolto ingenuo, territorializzato, della musica wagneriana, ascoltiamo, seguiamo davvero il motivo del Valal che, come i motivi fondamentali del ring, è in re bemolle maggiore, no? che è la tonalità con la quale comincia il ring e attorno alla quale gravitano tutte le altre melodie. Che cos'è il Valal? Qualcuno si ricorda di quando vota, vede per la prima volta a distanza attraverso le nebbie nordiche? Il risplendere di queste mura C'è questo motivo circolare no, che insegue tutti i ring che delimita un territorio. Il castello forte e sicuro che ci proteggerà dalle potenze della notte e della nebbia. Però questa cosa qui non è il vall. Questa cosa qui è la nostra associazione psicologica: del motivo del Vallal. Dopo il motivo si metamorfosi, eh, diventa alla fine della ringa non più il motivo del valal, ma il motivo della scomposizione, della distruzione di ogni architettura quando c'è il crepuscolo degli dei. No? Questa sequenza melodica davvero si sparpaglia, diventa il segno di una mancanza eh, di territorio, diventa davvero il segno, come diceva Deleuze, di quelle... Eh, partiture sonoramente molecolarizzate che ci fanno comunicare con le forze del cosmo e qui si aprono le cateratte perché qualcuno di noi potrebbe diventare new age no? e quindi viva gli psicotropi, viva gli psicotropi e vive il disorientamento, ma un disorientamento e sto per concludere, perdonatemi, il disorientamento che significa un nuovo tipo di ritornello, cioè il ritornare di quella piega intensiva degli aggregati, che in ogni estensione di aggregato abbiamo dimenticato, ecco questo forse è l'ultimo significato del ritornello, almeno che lo si possa riconoscere ed individuare, di cui eh, ci vuole parlare Deleuze. Stare davvero nel territorio ed accasati, come era Deleuze, Deleuze era un gatto, Deleuze non, non lasciava mai, mai Parigi, Deleuze era un micione che per le ragioni più differenti, più disparate se ne stava nella propria casa, ma da lì si deterritorializzava. Io spero, ascoltando anche le ring di Wagner. Grazie. Grazie Tommaso, grazie Tommaso per il tuo contributo, così pieno, così ricco, così anche chiarificatore effettivamente. E beh, mi sembra che abbiamo un mucchio di cose di cui discutere, se ne abbiamo voglia e energia. E io prima di lasciare la parola così a chi vorrà intervenire, fare considerazioni, aggiunte, domande eventualmente, provo a fare un po' il punto ad uso di tutti delle cose che mi sembra di avere capito, fissato nei miei appunti e che forse possono fare un po' da bussola per una mappatura di quel che abbiamo letto, no? dei due, due capitoli che abbiamo letto insieme e di quello che Emilia e Tommaso ci hanno detto oggi pomeriggio. Mi sembra che forse c'è una questione comune ai due piani, evidentemente, e anche eh, una questione comune su cui avete messo l'accento, tutti e due, cioè la questione del come si disegna una linea, mi verrebbe da dire così. Che cosa significa che una linea si disegna? Con quali conseguenze, diciamo così, come possiamo pensare questo gesto, questo atto così apparentemente banale no? del disegnarsi di una linea? Questo si vedeva da subito nell'intervento di Emilia quando Emilia insisteva sulla, diciamo così, sulla involuzione creatrice. Ecco, potremmo prendere questo termine no? dal suo intervento e dire. In fondo, involuzione creatrice che cosa significa? Beh, significa che il divenire, eh, diciamo così, non si esplica semplicemente in una linearità, non cammina e non procede su una strada, non ha a che fare con un movimento, con una traslazione, col camminare su una linea data, ma cammina su una linea che si crea camminando e che intanto che si crea camminando crea anche colui che sta camminando. E quindi... Si tratta più di una implicazione che di una esplicazione. Questo è un problema molto antico, evidentemente. Non sono Deleuze e Guattari che lo inventano o che lo scoprono. E implicazione è un termine chiave di Cusano, è un pensiero, non so come dire, che ogni mistico ha coltivato. E anche Deleuze e Guattari, nella misura in cui hanno un lato mistico, hanno coltivato questo, questo pensiero. L'altra questione che Emilia poneva, quella della velocità e della lentezza, ha una parentela con questa questione, mi sembra, perché è di nuovo la questione di una, diciamo così, natura non rappresentativa delle linee, ma espressiva. Di una natura non. Come dire, statica del disegno, del disegno come già fatto, ma dinamica del disegno, del disegno per cui è una dynamis, è una forza in atto e dunque, siccome è in atto e siccome è un disegno che si sta facendo, è un disegno che si fa per implicazioni, si fa in modo saccadico, no? si direbbe in fisiologia, si fa per precipitazioni e, condens e condensazioni. E poi l'altro punto, mi sembra chiave della. Lettura che Emilia faceva del suo piano è la questione della natura politica delle nostre mappature del mondo, cioè la questione della natura politica di ogni gesto che traccia una linea e che quindi disegna uno spazio, fa emergere uno spazio. È natura politica nel senso che nessuna linea si applica a qualcosa, ma crea quel qualcosa intanto che gli si applica e questo strano battimento, questo strano movimento è. La cosa che si tratta di pensare in filosofia ed è il tema di Deleuze e Guattari, per esempio nel, nel piano che tu, Emilia, hai, hai commentato. E mi sembra che anche l'intervento di Tommaso toccasse dei punti simili, certamente perché Deleuze e Guattari li, li suggeriscono, certamente in modo più magmatico, più complicato nel piano sul ritornello di cui lui si è occupato, ma... In fondo il punto di partenza di Tommaso qual era? Era il, direi così, il piacere del fatto che sta tornando, il piacere così intenso del fatto che qualcosa sta tornando, l'idea che si gode quando qualcosa torna, questo è in fondo il punto chiave, no? il punto da cui lui partiva, il fatto che c'è una specie di nodo che è la pasta di cui è fatta l'esperienza, no? Di nodo tra l'imminente e l'insistente. Qualcosa che è imminente fa godere, e fa godere di una certa insistenza, ma l'insistenza fa godere perché è un rilancio e non è tutta lì, e l'insistenza non è l'insistenza di qualcosa, ma è l'insistenza dell'arrivo di quel qualcosa. E allora qui si apre tutta una grande questione, secondo me, che mi sembra Tommaso abbia mappato in modo molto suggestivo, no? molto, molto anche aperto, cioè aprendo molte vie a partire da questo nodo. Cioè siamo affezionati al territorio, fondo, tu Tommaso a un certo punto hai insistito eh, su, su questa cosa, siamo affezionati al territorio, questo che cosa significa? Ma da un lato potremmo dire significa godo se sto tornando alla terra, se sto tornando al territorio, e da un altro lato, e bisogna capire che lato, che, che nesso c'è tra questi due lati, da un altro lato potrebbe voler dire, godo se sta tornando ciò che disegna una terra. Eh, sono due cose molto diverse ma molto connesse. Godo se torno alla mia terra, chiamiamola così, se torno al fatto che c'è una terra, un territorio, un, un disegno nel quale stare, un, un supporto, su cui appoggiarmi essendo stanco, no? per la frequentazione del caos? Oppure se godo non perché io torno alla terra, ma godo a ciò che sta disegnando la possibilità di una terra, ciò che sta tracciando quel supporto, quel luogo? E dunque, c'è cioè, che da un lato sta tornando, è imminente, e sta tornando ciò che delimita, no? E dunque, una certa insistenza, ma se è così, allora sta tornando non ciò che è delimitato, ma ciò che delimita. Appunto. E se torna il delimitato è una cosa, se torna il delimitante è un'altra, e probabilmente i due ritorni non sono due, sono due facce dello stesso. È un nodo che si tratta di pensare, di cui forse si tratta di pensare il dosaggio, diciamo così. E allora è buffo mi viene da dire che anche a me, eh, un attimo prima che tu citassi quelle che secondo te sono le due grandi opere dell'Ottocento artistico, anche a me era venuto in mente Faust, anche a me era venuto in mente uno strano battimento, diciamo così, come si dice in musica, tra la frase di Goethe, di Erde hat mich wieder, no? il pericolo di questo no? il pericolo di consegnarsi a questo movimento a questo godo perché la terra mi ha di nuovo e la versione di Beckett negli addenda a watt cioè di merde hat mich vida cioè questo pericolo che di erde e di merde si convertano l'una nell'altra no? non l'ho detto ma avevo pronta una citazione da watt di Beckett volevo citare Beckett per concludere, per cui magari lo faccio dopo. Grazie per questa sollecitazione. Sollecitazione, sollecitazione, perché questo è il punto sollecitante, io credo, di tutte e due gli interventi, cioè torna un disegno che si sta facendo stesso, allo stesso tempo, torna un disegno che si è già disegnato. È solo nel disegno già disegnato che torna il fatto che si sta disegnando ancora. E non puoi desiderare o fare che torni il disegno che si sta disegnando se non attraverso un disegno già disegnato. E tutte e due queste cose vanno schivate, sono tutte e due catastrofiche e tutte e due sono necessarie. Cioè in tutte e due c'è eh, la, la, la terra che sostiene e la merda in cui si sprofonda. No? È chiaro che Beckett vede il rischio fascista dell'affermazione di Goethe in qualche modo. E Goethe vede il rischio, come dire, della deterritorializzazione, no? che atterriva anche te, Tommaso, in una posizione puramente becchettiana, diciamo così, puramente disseminativa, puramente, eh, come posso dire, nomadologica. Ecco, questo è il punto, sia soggettivo, si potrebbe dire, il punto sia è il bilico in cui non va bene né un lato né l'altro, per cui... Ogni soggetto è, è diviso e patisce di questa divisione, ed è il bilico politico, no? per cui continuamente c'è desiderio fascista e reazione, diciamo così, bisogno di tenersi un passo al di qua del inevitabile desiderio fascista della terra. Ecco, io credo che questo sia il, il nodo in cui tutte e due, in fondo, vi siete annodati o che avete snodato, ecco sotto i nostri occhi. Però di nuovo la finisco qui e lascio volentieri la parola a chi vuole intervenire, a chi vuole Sì, c'è una domanda da parte di Paolo Vignola. Prego, prego Paolo. Sì, eh, intanto buonasera a tutte e a tutti e grazie davvero a Emilia e a Tommaso per due interventi davvero, davvero sensazionali nel senso, nel senso letterale del termine, perché mi hanno fatto affiorare molte, molte, molte sensazioni, sensazioni di lettura soprattutto. C'è da dire che sono state due letture, per come l'ho viste io, diciamo molto a contropelo rispetto, rispetto alle letture tradizionali che si, fanno de, che si sono fatte di, di mille piani. Ma non è solo il fatto di andare diciamo, quasi controcorrente rispetto a una... Data Dellesiana, la cosa che mi, ha, che mi ha colpito in questo senso è sensazionale. Ora, nel mio piccolo, cerco di fare qualcosa di simile a quello che hanno fatto eh, Emilia e, e Tommaso, ovvero leggere, di, diciamo, mille piani eh, in, con una dimensione traumatipica o traumatipologica, cioè il trauma della lettura, il fatto che qualcosa non mi torna. Qualche cosa mi, 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 mi fa uscire dalla mia zona di comfort, per riprendere un'espressione un, un usata da Tommaso. Qualche cosa mi colpisce, mi colpisce, mi spacco la testa per cercare di comprenderla. E questo a me fa, a me, eh, fa pensare a uno degli slogan di, di Rizoma e del libro Come Rizoma, che poi si trova anche in conversazioni. Un libro, se non ti fa niente, buttalo via, prendine un altro. Il libro deve funzionare, deve macchinare con la tua stessa lettura, che poi è un po' anche il discorso che faceva Federico, no? Su questa linea eh, che si traccia e al tracciarsi prende, prende consistenza. La lettura funziona anche un po', un po' in questo modo. E quindi credo che sia una vera e propria strategia di lettura quella messa in campo tanto da Emilia eh, quanto da, da Tommaso. Una strategia, nel senso letterale, un'altra volta del termine, cioè. Dove si applica la strategia? Si applica in guerra, si applica nei conflitti. Questa guerra, questo conflitto, guarda caso, dovrebbe proprio essere quello indicato da Nietzsche e ripreso da Deleuze per superare la, la, la critica del giudizio, per superare il giudizio in quanto tale. Una lotta, un combattimento dentro se stessi e questa lotta e questo combattimento dentro se stessi che avviene nella lettura, a me sembra che, che eh, entrambi siano riusciti a mostrare, in questo senso sensazionale, no? poi certo il tema, il tema delle, delle ripetizioni che, che anche Federico ha, ha ripreso e a me veniva in mente una frase di differenza di ripetizione quando Deleuze dice si muore di ripetizione ma la ripetizione è anche ciò che ci salva, può essere anche quello che ci salva, no? E, e quindi questa è diciamo, la prima cornice nella quale inquadrerei i due, i due testi. Rispetto a Emilia, che davvero mi ha, mi ha, mi ha davvero colpito per questa traumatipologia, non, i ricordi, bellissimo, bellissimo, concentrarsi su questo tema, che passa quasi inosservato. A me la me era passato inosservato le prime volte che ho letto mille piani. Invece, quanto è problematico mettere la parola ricordi, anche al, al plurale. È bello pensare questo doppio genitivo del, del ricordo, ai ricordi di un pianificatore, ai ricordi di un bergsoniano, dove è il bergsoniano che o siamo noi che ricordiamo qualche cosa del bergsoniano? Bellissimo perché? Perché lì è un punto, secondo me, cruciale è cruciale perché sappiamo quanto il rizoma, ad esempio, è, secondo le un'antigenealogia, è un'antimemoria. E allora perché mettere in campo i ricordi proprio quando dell'eseguateria dicono che non si scrive con i propri ricordi? E loro scrivono, ma i ricordi di chi sono? Sono dello stregone, sono del pianificatore, sono di Bertone? E eh, secondo me, e questa è una cosa che volevo, volevo aggiungere al discorso di Emilia, questi personaggi dei ricordi sono personaggi limite. Sono personaggi, lo stregone, il pianificatore, il bertoneano, che vivono diciamo alla frontiera, al limite. E quindi più che un loro ricordo personale è un discorso indiretto libero forse. Forse la chiave per comprendere per il perché dei ricordi è che non sono ricordi di un io, sono, di, sono ricordi ripetuti e differenziati così come avviene in un discorso indiretto in libero. Questa era una, diciamo una suggestione che, che mandavo a Emilia. Le, le chiedevo questo, ha, ha parlato in maniera molto intelligente di latitudine e longitudine, facendoci comprendere almeno a me qualche cosa della cartografia di Deleuze e Guattari. E facendomi pensare che davvero le cartografie di Deleuze Quateri sono sempre intensive. Ecco, la parola cartografia e la tematizzazione della cartografia non era presente nel discorso di Emilia. Ha parlato molto di mappe, di carte, ma non di cartografia, che sappiamo essere una parola chiave no? nel, nel lessico d'Elesiano. E, e quindi allora chiedo se è possibile davvero chiudere il cerchio del tuo discorso utilizzando come, come concetto quello di cartografia. Per quanto riguarda invece, invece Tommaso, condivido innanzitutto la postura disillusa sulla deterritorializzazione e, e la postura realista e intelligente rispetto al territorio. Assolutamente. Bello che incominciare tutto canzonando quasi il, il territorio, passare dall'abbasso al territorio per poi con un climax eh, arrivare, al, arrivare al viva, viva il territorio, no? Il territorio come migliore della filosofia. E territorio come qualcosa di necessario molto bello il ritornello come più che orientarsi nel pensiero non disorientarsi nel pensiero assolutamente preciso il discorso sulla zona di comfort e pensavo alla frase di Deleuze i veri incontri si fanno soltanto dal profondo della solitudine quando si incontra qualcuno quando riusciamo ad ottenere un po di solitudine bellissimo però in questa in questa solitudine in questa zona di comfort in questa soglia interna non è io non credo che ci sia esattamente un io. Tu Tommaso non hai mai parlato di io, giustamente. Però diciamo che andrebbe specificato forse che cosa c'è quindi, che cosa c'è in questa, in, questa, in questa soglia interna. Allora, non c'è forse per collegare diciamo, anche i due, le, due, le due conferenze, la latitudine e la longitudine, quelle di Emilia. Non si è sempre in una situazione in cui latitudine e longitudine si, si modificano a misura dei territori che, che stanno al, al di fuori. Al punto che poi questo, questo nostro essere solitudine, essere in solitudine, scusate, non è essere non è attraversare i ricordi di, del bersoniano, del pianificatore, cioè, non è sempre essere in un discorso in indiretto libero per cui ci sentiamo soli, ma in realtà, com, 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 come, come si dice sempre, siamo molti. Siamo molti e, siamo, e, e magari non siamo nemmeno così tanto in una zona di confort, al, crediamo di esserci. Ma poi succede qualche cosa, l'evento. Il, un, un, un fenomeno chiave e vediamo di non essere più in, in quel comfort. E quindi semplicemente eh, volevo, volevo, volevo chiedere a, a Tommaso come vede che quella vita che si agita all'interno della zona di comfort, in, in, in questa soglia interna. Grazie. Emilia. Inizio io? Emilia vai, okay. Emilia Bene, grazie mille per queste, per queste sollecitazioni Federico, Paolo e Tommaso per, per il tuo intervento, dunque allora Federico la restituzione che fai delle, delle mie intenzioni è assolutamente corretta, cioè hai colto tutti, tutti i punti che insomma stavano a cuore nella mia lettura appunto um, traumatologica o traumatipologica del, del, del capitolo quindi assolutamente mm. sì Uh, L'insistenza sulla questione del come si disegna una linea. Ecco, ehm... Io ho provato ad opporre il piano di consistenza al piano, al piano cartesiano perché, appunto, nell nella mia idea di disegnare una linea, la prima cosa che mi viene in mente è appunto la, lo studio di funzione per formazione scolastica, per appunto affinità col piano, col piano cartesiano. Mi viene in mente sempre la possibilità quindi di passare da un'equazione a una curva, al disegno di una curva. Quindi, questa è la mia idea del disegno di una linea. E allora, questa è stata l'immagine che ho dovuto un po' decostruire per cercare di accedere al discorso dell'esoguattariano sulla linea. Che cosa vuol dire la linea? tra i due punti. Eh, la linea che deve sempre passare tra i punti sicuramente non vuol dire è quella dell'asse cartesiana, perché noi sappiamo che nell'asse cartesiano segniamo dei punti notevoli che sono per esempio l'incrocio con l'origine, l'incrocio con gli altri. Passi, eh, i punti di massimo, di minimo, eh, insomma eh, i punti di flesso, tutti i punti che ci hanno insegnato a, a, a individuare a scuola a partire da, da un'equazione e poi a partire da quei punti che chiamiamo anche punti notevoli e a cui Deloitte dedica uno studio, abbiamo la possibilità di tracciare appunto un, una curva, una linea, uno, uno studio di funzione, diremmo in, in matematica. Però ecco, qual è la condizione di questa linea? De, qual è in generale la condizione della linea nel mondo geometrico? Il con... Aggiungere punti, non il passare in mezzo. Passare in mezzo a punti è qualcosa che non ha niente a che vedere con la geometria. La geometria funziona appunto con la retta che congiunge nel, eh, nel modo più veloce possibile il punto A al punto B, nella curva che passa attraverso i punti notevoli, restituendo quindi il disegno e l'espressione visiva della, della linea, dello studio della funzione, ma non esiste una linea che passa tra due punti. Non è un concetto di tipo geometrico. Quindi a me affascina molto questo pensiero della linea, questo chiamarlo linea, appunto, eh, che disarticola la struttura, struttura, eh, struttura aritmetico-geometrica a cui siamo abituati. Tanto più che Deleuze e Guattari non abdicano al linguaggio matematico, è un linguaggio che continuano a utilizzare, quindi è una provocazione continua che ci viene offerta all'interno di, di questo testo, e anche la provocazione, come dire, spinoziana, appunto c'è cioè un more geometrico all'interno del, del testo spinoziano, comunque questo mi affascina, e allora questo mi fa pensare che però questa linea non si possa tanto disegnare, cioè mi fa pensare che la linea può soltanto attraversare, attraversare come? Nella forma della velocità, cioè, la velocità non è tracciabile, perché appunto, come, come, sottolinea, come sottolineavi, è una questione di intensità, quindi non è un qualcosa che lascia la scia. Cioè, se lascia una scia, può essere pensata solo nella forma della cometa, di un qualcosa che si porta via ma nel, nel proprio passare. Quindi, in questo senso. Penso che ehm, la linea sia la linea tra due punti, contrapposta alla linea di tipo geometrico, sia l'immagine che paradossalmente ci restituisce più di tutte le altre la non linearità del divenire stesso. Perché è una linea che non possiamo pensare sul piano geometrico. In più, appunto, quello che volevo eh, forse sottolineare è che mh, quello che ci viene detto del divenire è che il divenire non produce niente, quindi anche nella linea non è una linea che poi ci dà un disegno. È una linea che schiva sempre il disegno, una linea che se accenna, accenna solo per eh, tirarsi indietro. Quindi è un, è un tipo di movimento che ha a che fare col movimento stesso e non con la possibilità di tracciare veramente qualcosa. Questo, questo mi interessa molto e, tra, e mi, mi, mi interessa e mi fa problema naturalmente perché appunto rischia di... Terminare anche l'inconsistenza della linea stessa. E allora sembrerebbe preferibile il punto, che quantomeno dà un, un riferimento, quantomeno appunto dà posto al quale poi possiamo rinunciare, ma che comunque ci permette di, di partire. La linea ha quest'altro problema: la linea non è la retta, cioè la linea non ha il punto di partenza. Questa è un'altra questione che eh, mi ossessiona: cioè, la linea è sempre già in atto. Non è la retta che parte dal punto, non è, cioè non è la semiretta, non incrocia altri assi. La linea è, mh, è impensabile. Ha a che fare con l'impensabile. Sembra un concetto familiare, ma non lo è. In più, una linea che passa tra, in mezzo ai punti e non li attraversa, non li congiunge, è assolutamente l'impensato della dimensione geometrico-matematica. Questo mi sembra un punto importante. Quando Deleuze Guattari ci parlano, appunto, del. Eh, della eh, mh, Tommaso, mi prendo forse un minuto in più per, per rispondere. Sì, a... la... ok. Eh, quando, quando delle Eseguatterì parlano del, della linea, appunto, nel, nel, in questo piano, eh, ci parlano, eh, la inseriscono all'interno di un sistema multilineare. Quindi, anche lì è vero che si parla della linea, ma sono sempre linee, c'è cioè sempre una pluralità, perché in effetti, eh, come dire, proprio perché non c'è. Più il vincolo del passaggio da punti non c'è più la linea obbligata, e allora è chiaro che la linea esplode, le linee si moltiplicano. Quindi la linea è sempre la pluralità delle linee. Il sistema multilineare si contrappone al sistema puntuale, non è il sistema lineare che si contrappone al sistema, al sistema puntuale. Secondo me questa è un'altra indicazione importante. Sono a pagina 415 del, dell'edizione Orzotis di mille piani. Tutto avviene contemporaneamente in un sistema multilineare. La linea si libera del punto come origine, la diagonale si libera della verticale e dell'orizzontale come coordinate e a sua volta la trasversale si libera dalla diagonale come legame localizzabile da un punto a un altro. In breve, una linea blocco passa in mezzo ai suoni ed essa stessa cresce mediante il proprio mezzo non localizzabile. Il blocco sonoro è l'intermezzo, corpo senza organi, antimemoria, che passa attraverso l'organizzazione musicale e ancor più sonora. Ecco, questa insistenza sull'intermezzo, sul passare in mezzo, sul eh, mettere in crisi il, appunto tutto quello che invece fa da riferimento nel sistema cartesiano e nel sistema puntuale, ecco questo mi sembra che determini proprio l'impensabilità della linea e quindi il suo elemento trasformativo e interessante. Poco dopo ci dice che la linea non va da un punto a un altro, ma fila tra punti in un'altra direzione, li rende indiscernibili, quindi addirittura. Il seguire la linea ci fa un effetto di abbagliamento, come appunto se vedessimo una luce, il pulsare di una luce che improvvisamente ci acceca e ci impedisce di vedere appunto le scille sci caride attraverso i quali la linea è passata, ignorandoli e quasi appunto facendoli scomparire al suo, al suo passaggio. Quindi questo era quello che volevo insomma aggiungere alla, alla tua suggestione. Ecco, sulla natura politica della mappatura del mondo andiamo appunto alla parte finale. Del discorso di Paolo, quindi alla questione della, alla questione della cartografia. Eh, certo che la cartografia ha a che fare con la latitudine e la longitudine. Io me ne sono tenuta ben lontana perché è il punto finale è il momento in cui abbiamo la forma della mappa, qui stiamo ancora cercando di capire se gli strumenti che abbiamo per mappare sono degli strumenti adeguati o non lo sono, però sì certo la cartografia assolutamente chiude questo cerchio in qualche modo, è la parte attiva, anche la parte propositiva dell'esoguattariano mi sembra che in questa fase, in questa parte in questo cuore del, del volume siamo veramente, come dire, nelle pagine centrali del, del testo, credo che ancora stiamo affinando strumenti no? e questa mi sembra una strategia eh, che Deleuze e assumono spesso, il tentativo di costruire degli strumenti, metterli alla prova e solo a quel punto poi tentare veramente l'operazione, andare veramente sulla, sulla parse costruenza. Quindi mi sembra, non sono andata lì perché mi sembra che ancora ci sia da levigare, da costruire, no da cui appunto anche tutte le ambiguità che Tommaso ha fatto emergere rispetto alla questione del ritornello. Certo che il ritornello è territoriale, ha qualcosa a che fare con la territorialità, ma in che modo appunto in modo eh, si contrappone, lo ridefinisce. E siamo ancora all'interno di questo nodo problematico e vale la pena sostare ancora un istante qui prima di andare oltre o almeno così mi è, mi è sembrato e quindi ho, ho lasciato cadere appunto la, la questione della, della cartografia che comunque non è mh, centrale all'interno di questo, di questo capitolo appunto perché arriva, arriva dopo e, mh, la strategia di lettura è assolutamente quella che hai individuato, quindi appunto la messa in dubbio, la messa in discussione, il tentativo di superare il conflitto, anche perché quello è un piano che ti porta a riflettere su di te, perché appunto a un certo punto ci si chiede se i ricordi di quel bergsoniano, di quello spinoziano sono i propri, perché da Deleuziani siamo stati spinoziani, siamo stati bergsoniani, poi ci ricordiamo anche che il bergsoniano non esiste, ci ricordiamo anche che il bergsonismo è l'invenzione di Deleuze, che non ci sono bergsoniani, quindi ci chiediamo anche ma chi potrebbe... Potrebbe essere questo bergsoniano? È mai esistito un bergsoniano? Ma come fa se esiste il bergsoniano? Quindi ci facciamo tutte queste domande per poi appunto lasciare cadere anche quelle quando arriviamo eh, alle città, quando arriviamo al segreto. Cosa vuol dire ricordi del segreto? Il segreto può ricordare? Diventa veramente una. Un'esplosione, un'impossibilità di assumere la coscienza di questo ricordato. Molto interessante quello che proponi sul, sui personaggi dei ricordi come personaggi limiti. Io, la, io avevo provato un suggerimento in questa direzione, forse sono andata un po' veloce per, per l'ansia appunto di eh, prendere troppo tempo, però appunto quello che volevo dire quando parlavo del 1730 come data di riferimento era appunto suggerire che c'è, L'idea appunto di questi personaggi che vivono alla frontiera. Chi sono questi personaggi? Sono gli anomali, sono degli anomali che non sono degli anormali, però, comunque, sono un altro punto che ci mette in discussione, che in qualche modo permette eh, il passaggio di questa famosa linea, no? Perché Ricordiamoci appunto l'unico punto fondamentale di questa linea è che occorre che ci sia più di un punto, altrimenti la linea non può passare attraverso niente. Quindi esiste, ancora una volta, ci sono delle territorializzazioni, ci sono dei riferimenti che bisogna attraversare, che devono esserci perché il passaggio sia possibile, altrimenti non, non abbiamo neanche la possibilità di muoverci. No? E, però appunto, cosa sono questi vampiri? Sono gli, anomali, sono gli anomali, la messa in discussione di questi punti, il passaggio, la cometa, ciò che appanna, che ci appanna e come si comunica? La presenza di questi vampiri attraverso l'oralità, cioè nella forma quasi della diceria. Si dice che si è detto in, in quegli anni: si è parlato moltissimo di queste creature dell'anomalo, ma che tipo, di, che tipo di suggestione è? Beh, è proprio la suggestione del discorso indiretto libero, mi sembra. Mi sembra che proprio ci, si eh, ci sia una restituzione dell'importanza di sottolineare questo quest aspetto. In questo modo, almeno in questo modo io posso capire perché in tutto questo piano in cui si parla appunto di creature mostruose, demonia, che a un certo punto abbiamo i ricordi di un teologo, abbiamo la demonologia, si parla moltissimo di demonologia, per quale motivo poi alla fine la figura di riferimento diventano i vampiri, cioè non Dracula, appunto, la figura eminente del vampiro, ma i vampiri di cui si è parlato, non appunto eh, come dire a partire da un testo a partire da un qualcosa di più concreto semplicemente la dimensione dell'oralità e della diceria e di questo ripetere che ancora una volta viene ripetuto nel, in questo 1730 che apre, che apre il capitolo quindi sposo assolutamente la tua, la tua suggestione sui personaggi dei ricordi come personaggi limiti e re, appunto ancora in questa ambiguità tra eh, genitivo oggettivo e genitivo soggettivo quindi personaggi limiti pensati e pensanti insieme Ove, appunto, poi questi pensieri stessi diventano a loro volta musica, quindi parte sempre di questa grande variazione che risuona con tutto quello che ha detto, appunto, molto giustamente Tommaso sul, sulla grande costruzione anche di tipo musicale. Cioè, an, an, Wagner compare anche all'interno di questo capitolo, però vi è una critica al tipo, del, al tipo di coro che Wagner fa, quindi vi è un apprezzamento dal punto di vista musicale, della realizzazione strumentale, ma vi è una critica poi del invece dell'uso delle, delle voci perché purtroppo per lui Deleuze era francese fosse stato tedesco queste cose non le avrebbe dette però diciamo, diciamo una terra che ha partorito Debussy comunque quasi Wagner aveva compreso no no ma no, quello che dici tu è giustissimo ecco grazie comunque per le, per le domande molto apprezzate Tommaso sì ma allora io ripartirei da qui cioè ripartirei dalla merda fascista che è una cosa che mi piace molto No, di cui tu hai parlato, la merda fai tu hai citato Vuoti. Io esattamente a questo che stavo pensando quando eh, stavo compitando nel mio cervello queste, queste robe qui. E cioè, quello che diceva Emilia, cioè la difficoltà di disegnare una linea: no? disegnare una linea è una certa cosa. Disegnare una linea la merda fascista, nella merda fascista è un po' difficile disegnare delle linee. Come si, di, eh, come si disegnano delle linee nella merda? Nella merda è tutto un accatastamento, è difficile rintracciare delle linee, però c'è una cosa che sta nel mezzo fra le due, cioè tra la merda e quella linea di infuturamento che è così difficile disegnare, che è la passeggiata di Watt, eh, e Mo, il mondo, la filosofia, Benjamin, i passaggi di Parigi, tutte queste storie qui no, con cui ci hanno rintronato il cervello, sono piene di passeggiate, no? il flâneur, queste robe qui. Le passeggiate è molto difficile ritrovare la coerenza no, geometrica e il tracciato di una passeggiata ad un certo punto, no, proprio nel, nel romanzo di Water di Beckett, c'è la descrizione di una passeggiata che fa il paio. Vorrei dire con un'altra passeggiata che sicuramente Deleuze ha amato molto, che era la passeggiata del eh, console inglese eh, in, eh, in, sotto il vulcano, no? che è un'altra delle cose che a Deleuze gli piacevano eh, parecchio. La passeggiata dell'ubriaco. Vi è mai capitato di essere ubriachi? Spero di sì. Vi è mai capitato di passeggiare? Credo di sì. Vi è mai capitato di prendere nota della vostra passeggiata? Credo di no. Cioè questa cosa qui non succede a no, meno che non si sì, sia degli esseri particolarmente perversi e che dispongono di molto tempo come gli scrittori se siamo ubriachi e passeggiamo eh, lo facciamo do ma dopo un po perdiamo anche memorie di quello che abbiamo fatto ma chi se ne frega di quello che abbiamo fatto invece va proprio in questa direzione cioè come dispiegare la matassa eh, della merda fascista in questo modo allora faccio la citazione che volevo fare no? la passeggiata di Waffle. Questa è che non è ubriaco, e eh, non è mica ubriaco, ma passeggia come un ubriaco, passeggia come un attore alla Carmelo bene, no? come una roba che vuole andare in una direzione e che prima di andare in questa direzione prende 10.000 altre direzioni differenti. Perché è questo che alla fine fa l'ubriaco. E dice Beckett in, nel romanzo. Il modo che aveva Watt di avanzare verso est, per esempio, era di volgere il busto il più possibile verso nord e nel contempo buttare in fuori la gamba destra il più possibile verso sud e poi volgere il busto il più possibile verso sud e nel contempo buttare in fuori la gamba sinistra il più possibile verso nord e poi di nuovo volgere il busto il più possibile verso nord e buttare in fuori la gamba destra il più possibile verso sud e poi di nuovo, nuovo volgere il busto il più possibile verso sud e, e buttare in fuori la gamba il più e sinistra il più possibile verso nord e così di seguito ancora più e più volte finché arrivava a destinazione e si poteva sedere così stando alternativamente su una gamba e sull'altra, no, Deleuze a un certo punto, uno dei punti più incomprensibili di differenza e ripetizione, dice che la sintesi del futuro è fatta di un demone che zoppica sulla sua gamba verde e sulla sua gamba rosa. Eccolo qui, la gamba verde, la gamba, se mai hai capito cosa diamine volesse dire, io credo questa roba qui, su una gamba e sull'altra procedeva da tardigrado a testa in avanti, secondo una linea retta, no? tutti questi contorcimenti, intorcinamenti dell'andatura, alla fine producevano una linea retta, cioè producevano il ritornello cosmico, no? quella materia non formata, cioè alla fine della fiera, vuol dire eh, l'estensione sonora di un'ottava non sottomessa al criterio eh, del temperamento, no? eh, non sottomessa al criterio della suddivisione dell'estensione sonora in 12 parti uguali corrispondenti ai semitoni, ecco questo andamento eh, prendeva in contropiedi il conflitto, lo realizzava, lo esponeva per arrivare alla cosa che chiedeva prima Paolo Vignola, cioè è molto, è molto bella le cose che dice Deleuze in questo paragrafo, in un'intervista, in quell'intervista di cui tutti quanti ci ricordiamo se non altro per la bellezza della giornalista della intervistatrice, cioè Claire Parnet, in cui a un certo punto Deleuze dice questa roba qui: dice attenzione che la musica è fascista. La merda, il fascismo, la struttura. Ci stiamo ritornando perché? Perché perché la musica brama in una maniera inconcepibile per tutte le altre arti e tutte le altre architetture del territorio, verso il silenzio c'è cioè verso il nulla. Per questo la musica è, è molto bella questa cosa qui, perché in realtà ri devo riprendere più o meno sapendola quel dialogo straordinario che era accaduto tra Thomas Mann e Fitzner, no? il musicista wagneriano del suo tempo, che era arrivata a questa conclusione. A un certo punto Thomas Mann e Witzel, possiamo immaginarci questo dialogo, no? che cosa diamine si siano detti questi due. A un certo punto questi qui erano arrivati a una conclusione. Noi tedeschi non siamo buoni a nulla. No? Cioè proprio noi tedeschi riusciamo molto male nelle cose in cui riescono bene gli altri. I tedeschi si vestono male e noi ci vestiamo bene, a meno che i tedeschi non indossino una divisa militare. E I tedeschi hanno... Pessimo gusto, noi abbiamo buon gusto, tranne che in due cose, la morte e la musica. Noi siamo nati per queste due cose. Attenzione, Thomas Mann, mica Joseph Goebbels. Thomas Mann, noi siamo nati per queste cose, per la morte e per la musica. E di queste cose, eh, partecipava Hans Fitzner, no? l'autore di Palestrina. E Palestrina è una specie di maestri cantori di Norimberga del XX secolo, cioè recuperare l'eredità. Della musica europea eh, che è in pericolo. E questa cosa qui si vede benissimo in certe esecuzioni musicali. Ognuno di noi ha delle esecuzioni musicali preferite. No? A me mi piace la sinfonia di Shostakovich eseguita da Marvinski, io ho nel mio personale cartellino, come diceva Rino Tommasi, non so se ve lo ricordate, era un cronista di Box il canale 5 degli anni Ottanta. Nel mio personale cartellino io ho delle esecuzioni di Fur che ci dicono esattamente questo. Ascoltate le sinfonie di Beethoven eseguite da Fur soprattutto la quinta e la settima, eseguite da Fur a Berlino uh, nell'autunno del 1943. Fur eh, aveva un corpo a corpo, un confronto con la musica beethoveniana che si è protratto per decenni no? Nel suo, eh, nei suoi saggi, eh, diceva chi era Beethoven, Beethoven era un musicista che lottava con i demoni. Cioè Beethoven era uno scrittore, dunque un territorializzato come tutti noi, perché non potremmo manco cominciare a scrivere se non ci avessimo un territorio. Che si scontrava, lottava con i demoni, che lo sappiamo perché abbiamo letto differenze di petizioni, sono le potenze della deterritorializzazione. E Furvenger in queste esecuzioni straordinarie, per quello che mi riguarda le più grandi eh, le più grandi esecuzioni del secolo, non esiste un esecutore. Una riproposizione della musica eh, più solenne e più sublime di questa. Cerca di ripercorrere a ritroso. Il cammino della composizione beethoveniana cerca di trovare, di rendere percepibile il caos dentro i suoni. Lì davvero la potenza di, esecutiva di For Wengler è profetica. È molto difficile parlare di profezia nel nostro, nel nostro mondo quotidiano, però io credo che se all'epoca qualcuno per una finzione tipo Truman Show no, fosse stato seppellito per degli anni sottoterra. E gli fossero state gli fossero state proposte ad ascoltare queste esecuzioni di Furwendler, eh, il tizio seppellito da anni sottoterra, dal 1938, mettiamo. No, gli sono state fatte ascoltare questa, queste robe qui. Un po' più tardi, lui probabilmente avrebbe detto io non so che cosa accade nel mondo, non ne so nulla perché mi avete seppellito, ma io so questo, che è scoppiata una guerra e che la Germania la sta perdendo perché in queste esecuzioni è presente questo, non è esagerato, è, è invece molto sensato per chi ha ascoltato queste performances no, all'Admiral Palace di Berlino del 1943 capire che quelle esecuzioni prevedevano, anticipavano, le rendevano concrete nel suono il caos assoluto delle 15.000 tonnellate di esplosivo fate cadere su Berlino di lì a pochi mesi, ma ascoltate il finale del terzo movimento della Quinta Sinfonia diretta da Forvelena nel 1943. Quello non è eh, un mormorio degli archi, quello è un brontolio di un cielo carico di ira sulla Germania. Ascoltate i timpani del primo movimento della Quinta. Eh, quello, quelli non sono dei suoni. Quella è una caccia selvaggia, quella è la vil dei Jagd, di Votan, il cui galoppo rende quasi inaudibile la melodia degli archi. Questi ritmi a note ribattute dei fiati e gli strappi dei violini alla fine dell'Allegro Combrio eh, sono uno spazio che sta cadendo a pezzi. No, Furwengler porta le linee della musica beethoveniana a quel limite oltre il quale diventerebbero un rumore semplicemente esploderebbero. Questo è il ritornello cosmico. Stare al limite tra ciò che noi conosciamo ed il fascismo senza trasgredire, senza andare oltre là dove il suono diventa rumore. Per venire, eh, per venire alla domanda che faceva Paolo Vignola, la solitudine. No? Io, tu hai detto delle cose molto interessanti e molto complesse che adesso riassume il compendio in questa cosa qui, la solitudine, eh, eh, che, che vordì la solitudine ad un certo punto, eh, Deleuze dice, credo nel eh, capitolo sulla eh, molecolarità, no, distruggere l'amore per ricostruire l'amore, cioè, detto in altri termini, nei termini nostri, quelli che risultano più comprensibili, soltanto il, i grandi solitari effettivamente eh, sono dei grandi innamorati, no? soltanto chi è solo cioè io vorrei dire chi esperisce in modo radicale lo sconcatenamento e lo scollegamento da tutti gli altri può istituire nuove forme di concatenamento. Si ha voglia a dire che il sociale, il sociale l'istruzione del Stato siamo tutti quanti in una condizione di condivisione, no? È così che cominciano e finiscono i nostri Consigli di dipartimento, chi prende la parola, ma non soltanto nei consigli di dipartimento, in qualunque situazione pubblica. Com'è che comincia a prendere la parola? Dicendo: Io vorrei condividere questa cosa con voi e io adesso condivido. Ma che te condividi? Vorrei dire: cioè, per condividere qualche cosa devi averla esperita nello sconcatenamento e nella solitudine più radicale. Quando Deleuze parla di un popolo che manca il popolo manchi. e anche questa è una cosa wagneriana, è molto wagneriana. Se noi ascoltiamo e leggiamo il finale del Ring, alla fine dell'Anello, che cosa c'è? Soprattutto nella messa in scena che ne aveva fatto Patrice Chéreau no? negli anni 70, che era un feticcio dell'intelligenza francese filosofica, Deleuze, eh, Foucault, tutti quanti cominciano, eh, Foucault sul Corriere della Sera scrive la messa in scena del Ring, Dicero a Bayroth che cosa c'è alla fine di questa messa in scena? Non c'è la fine del mondo. Come siamo abituati a dire quando abbiamo ascoltato Wagner in maniera superficiale, c'è una umanità, cioè sono gli uomini, gli omiciattoli, noi gli omiciattoli, no? gli esseri del risentimento, che spuntano fuori sulla scena e che dopo che l'acqua e il fuoco hanno, hanno dato e distrutto l'universo mondo, presentano al pubblico le proprie mani vuote, le loro mani vuote. Per attendere il futuro, ecco, ma questo, queste mani vuote, no, sono la solitudine, sono la nuova terra, un nuovo territorio che arriverà a partire dalle nostre mani vuote. Mi sarebbe piaciuto parlare in questo intervento anche di Leroy-Gouran e dell'importanza che la mano ha nel sistema antropologico. Di Leroy-Gouran e che Deleuze riprende a strone battuto senza dirlo ogni volta. Leroy-Gouran, l'ho contato, è citato almeno 11 volte. In, eh, mille piani, le mani vuote, ma queste mani vuote che cosa accolgono? Possono accogliere qualche cosa perché sono solitarie, cioè, vorrei dirli in maniera delusiana per fare un po' un'apologia della solitudine e anche di questo tempo. Io personalmente, non so voi, ma io sono molto felice. Io sono molto felice. A me il COVID mi ha reso entusiasticamente. Felice, perché non ci sono le rotture di testicoli che capitano nella vita di tutti i giorni in cui dobbiamo avere a che fare con gli altri, e sorridere, stringere la mano al prossimo. Abbiamo una nostra tana, una tana di solitudine in cui lo sconcatenamento assoluto, perché questa è la solitudine e per questo forse vivo la solitudine ci può permettere prima o poi di riconcatenarci in modo nuovo. Cioè io credo che questa sia la solitudine, non è una solitudine psicologica eh, individuale, è una solitudine cosmica, è uno sconcatenamento cosmico, è un certo modo di vivere quell'equivoco assoluto in cui la rete manca la vespa che manca il ragno che manca l'ambiente. Ma è a partire da questo che noi possiamo riconcatenarci e trovare, ammesso che ne abbiamo la voglia e il tempo, perché questo è tutto da determinare, anche degli altri concatenamenti, ma si parte da qui, si parte da, qui. Si parte da questa solitudine che musicalmente è ai limiti del fascismo. Non è fascismo, ma è ai limiti del fascismo. E a partire da cui, forse, prima o poi potremo incontrarci gli uni con gli altri in una maniera un po' meno pallosa, un po' meno noiosa. Un poco più persuasiva, perché è un dato di fatto che la maggior parte degli incontri ci, de ci deludono. È vero o no? Sì, è vero. Quindi ritroviamo questo spazio di contrazione assoluta, a partire dal quale di nuovo il mondo si squaderna. Forse. Grazie, Tommaso ed Emilia. Allora, se nessuno si prenota, se non ci sono segni di vita, come diceva Herzog, eh, annunci di altre domande, io direi che mh, è stata una serata, insomma, un pomeriggio molto ricco, no? pieno di spunti e la cosa migliore è meditare su quello che abbiamo incontrato molto più che assillare i nostri relatori e noi stessi con altre domande. Io vi ringrazio molto. Sono davvero molto grato sia a Emilia che a Tommaso per i due interventi, insomma, le due letture che ci hanno portato e direi non mi rimane che darvi appuntamento chi vorrà esattamente tra un mese, 18 marzo, con i prossimi due piani di Mille Piani e con i prossimi due ospiti che avremo la fortuna di ascoltare che sono Silvia Lippi e Gianluca Solla e direi... Grazie ancora a chi è intervenuto questa sera, grazie a Diego Giordano di Ozotes, grazie a Federico Chicchi con cui abbiamo organizzato tutto questo e arrivederci. Grazie, grazie a te Federico. Grazie. grazie. Arrivederci, grazie. Grazie a Paolo che ospite sempre graditissimo. Grazie, grazie a tutti. Al prossimo arrivederci. mese. Arrivederci. arrivederci. Grazie. Grazie. Ciao. Grazie, ciao.